Buongiorno a tutti, iniziamo anche perché avete sentito che i relatori o interlocutori sono tantissimi e quindi è giusto che iniziamo, abbiamo dato un orario. Quindi la tutela del minore e della famiglia, interventi di sostegno ai soggetti in condizioni di fragilità, rimedi sostanziali e processuali in campo civile e penale. Il titolo è abbastanza impegnativo perché dice tante cose e si pone degli obiettivi anche importanti, appunto quello di indagare quelli che sono gli strumenti di sostegno appunto nella tutela del minore e della famiglia. Questa iniziativa è organizzata dal Centro Studi Professionale Radici Sociali con il patrocinio dell'Ordine degli Avvocati e dell'Associazione Mi Impegno insieme ai responsabili e vede la partecipazione di numerosi interlocutori o operatori, cioè di persone quindi che operano in questo campo e che racconteranno esperienze, cioè di fatto quello di oggi è un'iniziativa formativa, informativa, ma anche di racconto di esperienze fra avvocati, magistrati, rappresentanti degli enti locali che operano su questo campo e quindi mettono a loro volta in campo rimedi, strumenti per appunto la tutela dei minori. Questa iniziativa che fa seguito ad un libro importante dall'altra parte del giudizio di cui poi vi diremo due parole e che è un percorso fatto in questi anni. Io faccio solo esclusivamente da vigile e moderatore, visto che ci sono appunto tantissimi che interverranno che rispetteranno tutti i tempi molto stretti, in modo che magari poi si faccia eventualmente anche un secondo giro. Accanto a me, come ho detto all'inizio, c'è Tatiana Amato, che mi aiuterà appunto a coordinare e che la pregherei di dire adesso due parole prima dell'intervento della vicepresidente dell'Ordine, che ci farà appunto poi il saluto di benvenuto, Tatiana, di dirci due parole appunto sullo scopo dell'iniziativa. Sì. Allora, intanto ringrazio il dottor Calmiero e l'Ordine degli Avvocati di Milano che ha deciso di patrocinare e sviluppare insieme a noi questo webinar. E con questo webinar noi vorremmo portare alla vostra attenzione varie esperienze professionali sia in ambito civile che penale, al cui centro confluisce sempre la persona, la famiglia e il minore. Abbiamo quindi pensato di inserire perciò figure professionali, ognuno per la propria competenza, che si trovano quotidianamente a fronteggiare situazioni familiari complesse. Le esperienze verranno quindi esposte senza alcun tipo di reticenza, poiché hanno l'obiettivo di illustrare appunto vicende che possono essere caratterizzate anche da possibili errori giudiziari o causati da una mancata connessione del lavoro di rete tra professionisti o istituzioni. Se uno degli ingranaggi si ferma, si arresta anche il processo di aiuto, causando un danno a chi ha diritto di ricevere appunto l'aiuto e allo stesso tempo a chi ha il dovere di erogarlo. Quindi per noi l'importanza di un equilibrio molto professionale è il thread union di questo nostro intervento di oggi, poiché appunto riteniamo che solo in questo modo la persona possa realmente essere messa al centro di ogni progetto. Anche il fattore tempo ricopre un ruolo fondamentale, soprattutto quando si parla di interventi su minori, interventi educativi, riparativi e che certe dinamiche che se non sono risolte nell'immediato creano cristallizzazioni che possono aumentare il grado di pregiudizio. Tra le criticità che emergeranno, che abbiamo anche noi riscontrato nei vari servizi in cui abbiamo lavorato, spesso c'è anche la mancanza di fiducia nelle istituzioni da parte sia di professionisti che delle famiglie stesse, causate a volte proprio da mancanza di risorse, di un turnover eccessivo del personale. Quindi, infine, per noi la collaborazione tra enti e professionisti è certamente una prerogativa umana e tra esse che forse la più rilevante nei gruppi, ma va organizzata, negoziata, coordinata e definita in tutto il percorso di aiuto, senza stalle e frammentazioni.
Quindi oggi cercheremo appunto di riassumere e ipotizzare attraverso l'intervento dei vari professionisti che interverranno oggi del settore delle buone prassi procedurali e sociali che possano fungere da spunto e supporto al sistema giudiziario sia in ambito civile che penale. Io non voglio togliere troppo tempo ai tecnici e ai collaboratori che hanno sviluppato appunto gli interventi di oggi, perché sono tanti, sono di vari settori, però tutti si sono trovati e si trovano a relazionarsi con la famiglia o con le istituzioni. Quindi per noi era importante avere questa equipe professionale che vi parlasse del tema del webinar di oggi. Passo la parola all'avvocato Boccardi. Grazie, grazie Tatiana, grazie Carmelo, buongiorno a tutti, buon pomeriggio, benvenuti in questo momento di focus sulla problematica minori e condizioni in particolare di fragilità. Io vi porto naturalmente il saluto del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano e del nostro Presidente, Avvocato Nardo. Ora, il tema è un tema estremamente delicato, lo ha detto il dottor Ferraro, lo viviamo nella nostra quotidianità. Chi si occupa di minorenni sa quanto sia delicato questo tema, chi si occupa di famiglia uguale e sa come quelle due parole magiche pronunciate da Tatiana, cioè il concetto di rete, il concetto di tempo, siano gli elementi fondamentali dai quali non possiamo prescindere. Chi si occupa di minori e famiglia sa che è fondamentale mettere in campo e che ci sia un intreccio di conoscenza, competenza e di comunicazione tra tutti coloro che sono gli autori sostanzialmente di questi procedimenti, quindi tanto gli avvocati, i magistrati, i pubblici ministeri, quanto i servizi, e ovviamente tutto questo per creare quella rete che deve aiutare il minore o che deve aiutare la famiglia in difficoltà. Proprio ieri, nell'ambito dell'ultima seduta consiliare del solito giovedì sera, abbiamo approvato e deliberato di inviare una lettera a firma del nostro Presidente al Ministro della Giustizia, dottoressa Cartabia, questo anche su stimolo naturalmente del nostro Presidente del Tribunale per i Minorenni, dottoressa Gatto, e del dottor Cascone, nostro procuratore minorile, per segnalare come in questo momento così particolare, nel quale si parla molto di riforme, riforme in ambito civile, riforme in ambito penale del processo e nell'ambito del quale ci sia stata una profonda innovazione sotto il profilo della digitalizzazione, noi penalisti finalmente vediamo una piccola parte del processo penale svilupparsi anche da remoto, meglio possiamo mandare gli atti informaticamente. Ebbene, tutto questo non ha toccato fino ad oggi il processo minorile. Quindi, avanti al Tribunale per i minorenni, che poi è il tribunale dedicato proprio a occuparsi dei minori in difficoltà in ambito amministrativo, anche in ambito civile, il processo informatico non è mai giunto e quindi in questo senso abbiamo chiesto alla dottoressa Cartabia di occuparsi anche del Tribunale per i minorenni, di svolgere il suo sguardo anche al Tribunale per i minorenni e quindi di occuparsi di una riforma che preveda una digitalizzazione. Perché dico questo? Perché uno dei fattori, abbiamo detto prima, più importanti per i minori è il fattore tempo. E per intervenire sul fattore tempo ci vogliono forze, forze lavoro da un lato, quindi gli aiuti effettivamente, in modo tale che non sia un tribunale sguarnito, ma dall'altro anche che vengano abbreviati tutti quei tempi morti, che non sono morti per disattenzione o per mancanza di buona volontà, ma che sono morti perché tante sono le cose da fare, tanti sono i fascicoli e purtroppo se tutto deve essere fatto a mano, chiaramente non si va lontani. Noi come Ordine Avvocati di Milano abbiamo una commissione che si chiama proprio Minori e Famiglia, che si occupa con specificità di questo argomento e di questi temi e che si occupa soprattutto di formazione, nel senso l'importanza di formare noi avvocati milanesi, ma noi avvocati in generale, su questi temi perché non si giunga ad affrontare queste problematiche in maniera sprovveduta. È estremamente importante in questa materia avere una competenza. E uno dei corsi che viene fatto da qualche anno e che forse ha anche inciso, mi auguro che abbia inciso, sulla presenza più frequente di questa figura nei processi dove ci sono soggetti vulnerabili quali minori, è il corso per il curatore speciale del minore. Noi formiamo appunto i curatori speciali dei minori e devo dire che anche con osservazione diretta che ho potuto fare, mi sono accorta che negli ultimi anni in tutti gli ambiti, senza dubbio nel minorile civile, ma anche nel minorile penale, cioè anche nei confronti dei minori sottoposti a procedimento penale, nonché nei procedimenti avanti al tribunale ordinario per maggiorenni, imputati maggiorenni, dove i minori sono persone offese dal reato, ebbene, molto più frequente è la nomina del curatore speciale, che naturalmente interviene laddove il minore si trovi in conflitto di interessi con le figure genitoriali o comunque le figure che hanno l'esercizio della
potestà genitoriale. E quindi tutte queste sono le modalità con le quali fino ad oggi abbiamo operato proprio per cercare di essere presenti in questo ambito, ma il tema che noi oggi e voi oggi affronterete appunto con tutte le figure che si interfacceranno in questo dibattito odierno è proprio quello di valutare quali rimedi, cioè quali proposte possiamo fare, in che modo possiamo migliorare. Bene, noi siamo a disposizione come ordine ovviamente per sostenere le eventuali proposte che dovessero emergere da questo confronto odierno tra tutti voi. E appunto, come abbiamo fatto ieri, possiamo fare anche domani, nel senso nel proporre eventuali novità, modifiche legislative, qualche cosa che effettivamente sia di ausilio per tutte le figure vulnerabili. Finisco e concludo dicendo che come ordine partecipiamo anche a una serie di tavoli, per lo più sono tavoli organizzati dalla regione o tavoli organizzati naturalmente dal comune di Milano, e tra questi c'è proprio il tavolo delle vittime vulnerabili e il tavolo dei soggetti deboli. Quindi anche in questo ambito partecipiamo, quindi a livello locale, al dialogo, al confronto che c'è su questo tema, proprio perché riteniamo che l'avvocatura abbia un ruolo importante in tutto questo, per il suo ruolo sociale, abbia un ruolo importante perché è sempre a diretto contatto con i soggetti e con i loro problemi. E quindi in questo senso noi dobbiamo farci carico di queste problematiche e trovare le modalità più opportune anche per proporre delle ottime risoluzioni. Buon lavoro a tutti e vi ascolterò con piacere. Grazie. Permettetemi un ringraziamento non formale alla mia vicepresidente, avvocato Paola Boccardi, anche perché è stata catapultata, poverina, appunto qua dentro. Però come al solito ha testimoniato e testimonia l'impegno dell'ordine e del consiglio dell'ordine nel campo dei minori, come le ha descritto bene, così come nel campo della formazione degli avvocati, ma così mi permetto, ma lei l'ha detto benissimo, nell'affrontare anche temi sociali come quello appunto di oggi, e questo perché appunto l'ordine è in prima linea per i cittadini, e quindi anche nell'affrontare queste tematiche mi fa molto piacere appunto che sia un insieme istituzioni di vario genere per affrontare appunto questi temi. Oggi sono qui presenti numerosi avvocati, ma anche diverse istituzioni sociali e altre professionalità, quindi grazie ancora a Paola Boccardi per le parole e per la testimonianza. Allora, Tatiana, mi sembra che passiamo la parola al dottor Salvatore Sì. Poi domani, giusto? Sì, segretario nazionale degli assistenti sociali. Ecco, diciamolo bene, assistente sociale specialista per l'azienda sanitaria provinciale di Ragusa e segretario generale di? Del SUNAS. Dottor Poi domani? Però lo vedo bloccato forse. Non c'è, prima abbiamo fatto le prove. Direi che nel frattempo passiamo all'altra persona. Allora, dottoressa Delia Manferoce. Parlava il dottor Salvatore Poi domani. Sì, intervengo io perché eccolo. Sì, Delia Manferoce. Sì, no. Fortunatamente l'abbiamo recuperata subito. Sì, Salvatore, forse non hai sentito, ti stava appunto passando la parola al dottor Ferraro. Sì, benissimo. Allora posso intervenire? Certo. Bene, grazie dottor Ferrara, e un grazie anche agli enti promotori per l'invito a partecipare a questo importante evento, questo momento di confronto, dove insomma ci ritroviamo anche molti degli autori appunto che hanno collaborato alla stesura del libro Dall'altra parte del giudizio, da cui insomma prende un po' le mosse il webinar. Ecco, il mio intervento sarà un intervento un po' di carattere generale, perché poi ci saranno colleghi assistenti sociali che interverranno dopo di me, che insomma ci offriranno dei contributi più specifici. Quindi il mio intervento prende spunto sia dall'esperienza professionale, io sono un assistente sociale che io lavoro presso un servizio di neuropsichiatria infantile, e poi insomma è anche legata al mio impegno nel SUNAS, di cui sono segretario generale. Il SUNAS è il sindacato professionale che rappresenta gli assistenti sociali nei diversi luoghi di lavoro e nei vari ambiti operativi del pubblico e del privato, e svolge comunque anche un'attività di tipo
di tipo promozionale attraverso il proprio centro studi, che è rivolta sia ovviamente alla crescita degli associati e della professione in tutte le loro diverse declinazioni, ma anche è rivolta a quello che è lo sviluppo di politiche sociali, di servizi sociali realmente rispondenti alle istanze dei cittadini, all'affermazione dei diritti delle persone. Ecco, il SUNAS, ma come io direi tutta la comunità professionale, è fortemente impegnato in un'azione di stimolo nei confronti di chi ha responsabilità politica e di governo, e questo a livello nazionale e locale, anche attraverso proposte e richieste per l'attuazione, appunto, come dicevo prima, di politiche e interventi mirati a migliorare e potenziare il sistema dei servizi, destinando ad esso adeguate risorse, perché il tema delle risorse è importante, per esempio procedendo a significativi stanziamenti nell'ambito di attuazione del recovery plan, no? Il prossimo piano nazionale di ripresa e resilienza, che appunto verrà attuato dal governo e dal Parlamento, e investendo su welfare e salute, mettendo le persone, soprattutto quelle più in difficoltà, nelle condizioni di affrontare la crisi con gli strumenti e i sostegni più appropriati. Ecco, aggiungo che il SUNAS, per quanto riguarda la fascia dell'età evolutiva, ha contribuito alla stesura del quinto piano d'azione approvato dall'Osservatorio Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza, di cui è componente permanente. Allora, è chiaro, per entrare nel tema, è evidente che oggi dobbiamo tenere necessariamente conto dell'attuale situazione di crisi pandemica, che non è solo emergenza sanitaria, ma emergenza economica e sociale, da cui a mio avviso non si può prescindere per definire adeguatamente le strategie, le politiche e le linee di azione attraverso cui devono agire gli assistenti sociali e il servizio sociale professionale nell'ambito dei servizi socioassistenziali territoriali rivolti ai cittadini, alle famiglie, alla comunità, in particolare alle fasce di popolazione più fragili e vulnerabili, in difficoltà. E qui non possiamo non includere un numero significativo di persone minorenni e di famiglie. Spesso, ecco, quando si affronta il tema dei servizi e degli interventi rivolti ai minorenni, si parla di rete. Ma io mi chiedo, noi ci chiediamo, possiamo parlare di rete quando non esiste un sistema organizzato e quando le relazioni tra i diversi soggetti e i vari livelli sono caratterizzati spesso da estemporaneità, discontinuità, mancanza di formalizzazione di processi funzionali e metodologici condivisi e comuni? È evidente che l'efficacia e la qualità dei servizi rivolta alla tutela dei minorenni, mi riferisco a quelli delle ASL, dei comuni, dell'area della giustizia, del privato, sono legati a rapporti di collaborazione, a protocolli condivisi in anni di attività, che però spesso si costruiscono per la disponibilità anche personale dei singoli operatori, no? E professionisti coinvolti nelle specifiche prese in carico. Ecco, dobbiamo dire che purtroppo non sempre si risponde alla condizione di complessità dei problemi che riguardano l'area dell'infanzia e dell'adolescenza, che riguardano le famiglie, con un'altrettanto complessa struttura operativa capace di ricomporre la lettura dei problemi e la gestione degli interventi, che deve tenere conto necessariamente della specializzazione delle risposte. Esistono comunque esempi positivi, virtuosi, buone prassi. Io penso che bisogna partire non solo dai punti di debolezza, ma anche dai punti di forza. Ecco, diciamo, come in più occasioni viene stato evidenziato, che ci troviamo di fronte ad una situazione a macchia di leopardo, con notevoli differenze tra territori, tra realtà in cui le competenze, le risorse professionali ed economiche vengono utilizzate al meglio, in cui si valorizza l'attività preventiva, si punta ad intercettare precocemente le situazioni di disagio, e altre in cui questo non si riesce ad attuare, in cui vengono attivati interventi, prestazioni spesso simili e non integrati, che lasciano spazio a vuoti di competenze, duplicazioni, sovrapposizioni, evidenti rinvii di responsabilità che rischiano di portare a risultati purtroppo inconcludenti, infruttuosi. Allora, quali sono le possibili piste da seguire per promuovere lo sviluppo di servizi realmente rispondenti alle istanze delle persone, dei ragazzi, delle ragazze, dei bambini e delle bambine? Ecco, in termini di efficacia, appropriatezza e rispetto dei tempi. Ma a nostro avviso occorre un cambio di paradigma, occorre un cambiamento a livello culturale, a maggior ragione nell'attuale contesto caratterizzato dalla pandemia a cui accennavo prima, e che ha sconvolto molte certezze con uno straordinario impatto sulla vita quotidiana di ognuno di noi. Ecco, questa nuova visione, a mio avviso, deve riguardare anche un ripensamento del sistema di welfare, una migliore organizzazione e strutturazione dei servizi sociali e nello specifico del servizio sociale professionale.
È importante comprendere innanzitutto che il concetto di tutela va visto non solo come protezione, ma anche come promozione di diritti, rafforzamento dei percorsi di inclusione, riconoscimento della pari dignità di tutti, dedicando attenzione alle persone in quanto tali, soggetti che devono essere soggetti e non oggetti degli interventi. Quindi attenzione che deve essere indirizzata al benessere e alla collettività. La collettività vista come luogo naturale dello sviluppo dei soggetti, con l'impegno a sostenere le condizioni di fragilità e difficoltà quando queste si presentano. Ecco, così come gioca un ruolo fondamentale la famiglia, che in alcuni casi è l'origine del malessere, lo sappiamo tutti quanti, che produce il problema, il disagio dei minorenni, ma alla famiglia bisogna guardare anche come una risorsa, ricercando in essa le potenzialità che, se sostenute e aiutate adeguatamente, potranno consentire di affrontare, ma anche di superare, lo stato di malessere, la situazione di disagio all'origine dell'intervento dei servizi. Ecco, affermare che i servizi e gli interventi rivolti ai minorenni devono essere orientati non solo alla protezione e alla riparazione, ma anche con maggiore efficacia alla promozione e alla prevenzione, vuol dire lavorare per far crescere competenze e risorse nella comunità, per ridurre i fattori di rischio nella fase iniziale rispetto a target di popolazioni minate. Ecco, è necessario che la funzione di prevenzione e promozione del benessere psicologico, sociale e fisico venga assolta in forma trasversale e integrata dei servizi sociali, dei servizi educativi, socioeducativi e dei servizi sanitari. Quindi occorre sostenere un riorientamento di tutto il sistema della prevenzione verso un approccio di promozione della salute integrale delle persone, anche e soprattutto delle persone minorenni, investendo su interventi di sostegno e supporto e prevedendo un reale collegamento tra i vari servizi territoriali, i consultori familiari, la scuola, per il rafforzamento e la costruzione di reti locali tra scuola, territorio, servizi sanitari e terzo settore. Per esempio, il SUNAS ha proposto l'istituzione di un servizio sociale di consulenza e supporto rivolto agli studenti, alle famiglie, al personale docente e non docente. Ovviamente il progetto si può ampliare, no? Si può parlare anche di un servizio socio-psicopedagogico, riprendendo anche esperienze di tanti anni fa nelle scuole. Ecco, mi avvio alla conclusione dicendo che sicuramente gli assistenti sociali, come se riteniamo di poter dare un significativo contributo, perché la prospettiva della presa in carico e dell'intervento multidimensionale e integrato, che coinvolge contestualmente, sto concludendo, l'area sociosanitaria e socio-sanitaria della giustizia, possa non essere più limitata ad esperienze estemporanee, ma possa essere realizzarsi come uno strumento, come un sistema organico, strutturato e omogeneo, ecco, promuovendo il benessere delle persone, in particolare delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi, a cui abbiamo il dovere di garantire un futuro adeguato, i diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione e dalle norme nazionali e internazionali. Vi ringrazio per l'attenzione, mi scuso se ho preso qualche secondo in più, grazie ancora per l'attenzione. Prego. Grazie a lei. Sì, ora... Tatiana, seguendo l'ordine c'è Giorgio Meroni, giornalista, giusto? Giornalista professionista, a cui abbiamo chiesto appunto di partecipare, perché per noi è importante anche il ruolo in cui vengono veicolate certe informazioni, soprattutto in determinati ambiti. Ecco, quindi adesso vi racconta meglio, dottor Meroni, che ha sentito anche le esperienze e ha dei fatti effettivamente accaduti, delle esperienze di genitori, e le ha riportate nel libro in modo professionale, ma riportando la voce dei genitori appunto nel testo che ora vi rappresenta. Sì, buonasera a tutti, grazie Tatiana, grazie Carmelo. Partecipo con grande piacere a questo incontro e devo ringraziare proprio la mia amica di lunga data Tatiana, che mi ha permesso, per così dire, di avvicinarmi a un nuovo mondo un anno fa, chiedendomi di contribuire alla stesura del libro Dall'altra parte del giudizio, diritti, opportunità e servizi per persone, famiglie e minori coinvolti in procedimenti giudiziari, civili e penali. Parto per forza di cose da questo testo e da un aspetto personale, per poi passare a considerazioni più generali. Il libro ha abbracciato due campi da me conosciuti, ossia quello del giornalismo e quello dell'insegnamento. Da giornalista ho intervistato due genitori, una mamma e un papà,
che hanno patito davvero le pene dell'inferno per difendere qualcosa che dovrebbe essere naturale, acquisito, ovvero il loro diritto alla genitorialità, scontrandosi proprio con chi in precedenza avevano amato e con cui avevano condiviso la propria vita. Gli scontri, purtroppo, sono avvenuti in presenza di bambini piccoli. I bambini, lo sapete bene tutti, sono il bene più prezioso e hanno avuto riprova nel ruolo di insegnante di potenziamento e sostegno nella scuola primaria negli ultimi 3 anni. I due campi si sono quindi uniti nei racconti incredibili dell'opera che ho prima citato. Incredibili perché la sensazione di stupore è inevitabile di fronte ad alcuni particolari ed eventi in relazione appunto all'affido di minori. Per me era davvero inimmaginabile che potessero accadere fatti molto gravi. I due genitori del libro hanno sofferto per alcune ingiustizie e sopraffazioni e hanno sofferto anche i loro figli. Il dolore gli assegnati rimarrà per sempre impresso come un tatuaggio, un brutto tatuaggio nel loro cuore e sulla loro pelle. Insieme a questa mamma e a questo papà, io ho potuto rivivere da osservatore decisamente privilegiato anni tormentati. Mi sono immedesimato in essi, arrivando a chiedere se fosse capitato a me qualcosa di simile. Voglio usare la metafora della barca in un mare con onde altissime, in tempesta, proprio per rendere l'idea delle enormi difficoltà e ostacoli incontrati da questi due genitori. Nel libro non ci siamo limitati, tuttavia, a denunciare situazioni assolutamente evitabili. Abbiamo voluto anche indicare una strada da seguire nel caso di controversie tra genitori, una via che tutte le parti in causa, e quindi anche assistenti sociali, giudici e avvocati, dovrebbero intraprendere per il bene di tutti, soprattutto dei bambini. Un giornale che è fedele al suo scopo si occupa non solo di come stanno le cose, ma di come dovrebbero essere, diceva il grande Joseph Pulitzer. Con un libro noi abbiamo provato a dar seguito a questo invito di pubblica utilità dei vari media tramite un doppio e profondo punto di vista. A questo proposito, risulta fondamentale, anzi decisivo, l'aiuto di professionisti con la P maiuscola che sono indispensabili per coloro che si trovano intrappolati nella palude della burocrazia e della giustizia e rischiano davvero di naufragare. Loro non devono assolutamente lottare da soli mai. Troppo spesso vediamo l'opinione pubblica descrivere e parlare delle figure che ho citato prima, assistenti sociali, giudici, avvocati, tramite ritratti per così dire sommari, a volte anche caricaturali, quando invece andrebbero considerate le molteplici sfaccettature di uomini e donne in carne ed ossa. Permettetemi adesso di tornare all'aspetto un po' più propriamente personale, perché l'ascolto delle due testimonianze mi ha arricchito umanamente e professionalmente. Nozioni giuridiche e sociali sono entrate nel mio bagaglio di conoscenze e mi hanno fatto accostare ai casi balzati alle cronache, degli scorsi mesi, anche anni, parlo in particolare di Bibbiano, con una preparazione adeguata, permettendomi di conoscere allo stesso tempo quanti lavorano con passione nel mondo del sociale. In precedenza di questi argomenti spinosi avevo sentito parlare per lo più in maniera generica sui mezzi di informazione. Alla luce dell'esperienza vissuta, devo dire che le mistificazioni, soprattutto a fini politici, non hanno potuto più trovare terreno fertile, come spesso invece accade quando mancano le competenze adeguate ed è quindi meno difficile farsi irretire. Nei casi di cronaca in questione, e a cui arrivo al punto del discorso, l'informazione deve essere più che mai completa e andare a braccetto con l'approfondimento, perché come ovvio ci sono in gioco le vite delle persone. E proprio per questa ragione è richiesta dai codici deontologici dell'ordine il rispetto di una serie di norme che tuttavia non sempre, e lo sottolineo con rammarico, vengono seguite a dovere. Ma in alcuni casi, lo vediamo tutti, lasciano spazio al sensazionalismo e alle strumentalizzazioni che non fanno altro che disorientare i lettori, in nome magari di qualche click in più, quindi qualche un po' più di seguito, senza rispettare minimamente il dolore altrui. Ho fatto questo lungo giro e percorso partendo dal libro dall'altra parte del giudizio, perché credo appunto che ogni giornalista debba accostarsi a simili tematiche con tatto e soprattutto sensibilità, dando spazio e voce ai protagonisti delle vicende raccontate, cercando in particolare, nei limiti del possibile, di capire e in un secondo momento di far capire ai lettori.
e quindi non sfruttando e piegando i fatti, addirittura deformandoli per renderli idonei in magari una propria linea editoriale o politica, quindi per dare, fare la gran cassa di risonanza a questo o quel, questa parte politica oppure parte, diciamo, dell'opinione pubblica. Vorrei chiudere ora il mio intervento con un celebre aforisma che è stato attribuito a Don Lorenzo Milani: se sai sei, se non sai sei in balia altrui. Tutti devono sapere per poter valutare con cognizione di causa e non giudicare pertanto in maniera a prioristica e pregiudiziale. A mio modo di vedere è questa la vera essenza del giornalismo e tutti, soprattutto in casi di cronaca come questo, dovrebbero rispettarlo assolutamente. Grazie. Grazie anche per la testimonianza personale. Grazie Giorgio. Adesso dovremmo passare la parola al dottor Sabino Montaruli e Generoso Petrillo. Dottor Sabino Montaruli ha appena terminato il mandato come consigliere dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Lombardia. Descriverà alcuni metodi che paiono maggiormente in grado di fronteggiare i dilemmi del lavoro sociale e i problemi delle persone coinvolte e di realizzare quindi i risultati prefissati. Dottor Generoso Petrillo, assistente sociale, lavora in ambito in tutela minori e anche vicepresidente dell'associazione del Centro Studi Radici Sociali e porterà anche lui esperienze e testimonianze del suo lavoro professionale in ambito di tutela minori. Eccomi, buongiorno, ringrazio di essere qui, è un vero privilegio essere accanto a tanti illustri relatori ed autorità. Io sono un assistente sociale e racconto in questo mio intervento di quelle che possono essere delle proposte di lavoro sociale che appaiono maggiormente vicine alla realtà attuale e alle complessità del nostro vivere sociale. Ho preparato anche del materiale, ecco, se l'organizzazione può, me ne permette, magari lo metto in chat come un file e quindi magari le persone potrebbero fruirne guardandolo prima o dopo questo intervento. Ecco, procedo in questo senso? Sì. Va bene, un minuto di pazienza che ho. Però adesso vai avanti, magari li inserisci dopo. Ah, va bene, d'accordo. Ecco, il mio intervento, come dicevo poc'anzi, si incentra anche sul mio contributo al libro che è stato già nominato varie volte dall'altra parte del giudizio. La tutela minori è un argomento complesso, interdisciplinare, per antonomasia, come sta a dimostrare anche la numerosità di tanti autorevoli relatori in questa sede. La tutela minori sappiamo che è una competenza dei comuni e nei comuni è organizzato il servizio sociale. Il servizio sociale ha come professionista di riferimento l'assistente sociale. Il giudice, quando deve decidere rispetto a una situazione familiare, può incaricare il servizio sociale, dunque l'assistente sociale, che quindi poi collabora con altre figure professionali, di dire rispetto alla situazione di una famiglia e anche di occuparsene, di intervenire a favore della stessa e dei bambini presenti. E nel ruolo di collaborazione l'assistente sociale ha un ruolo di neutralità, no? Nei confronti delle parti e privilegia evidentemente l'interesse del minore. L'assistenza sociale è una materia della Costituzione italiana, vi sono alcuni articoli che come dire, la rammentano, e l'oggetto del servizio sociale si definisce intorno ai concetti di bisogno sociale e di fronteggiamento, cioè di capacità di rispondere a una necessità problema. I servizi sociali nascono e si occupano per diminuire le diseguaglianze e offrire opportunità per colmare le differenze presenti nella società. E la professione dell'assistente sociale è fortemente ancorata quindi al principio della giustizia sociale, che quindi ha una rilevanza costituzionale.
Ma il servizio sociale è anche vivo nella società e nelle sue trasformazioni. La politica sociale in Italia, cioè quella parte della legislazione che si occupa di normare, ecco, ha sempre privilegiato un'idea di base, quale è quella che i bisogni individuali sono soddisfatti tramite la solidarietà della famiglia e dei parenti, cito in questo senso Saraceno. Nella funzione dei servizi sociali sono disciplinati pertanto interventi soprattutto nelle situazioni motivate da una sostanziale inadeguatezza del nucleo di appartenenza e del contesto parentale. A questo ambito di intervento tradizionale, che quindi trova un retaggio anche nella natura della legislazione, abbiamo però nuovi dilemmi, si sono affacciati e sono vivi nella nostra società, e questi dipendono anche dal cambiamento societario in atto. Struttura familiare che nell'arco di ovviamente più di un secolo è cambiata, e da una famiglia connotata da una forte disparità di potere tra il maschile e il femminile si è passati all'uguaglianza tra i coniugi, dalla salvaguardia dell'unitarietà del contesto familiare, visto come bene in sé, si è passati alla diversificazione, all'individuazione dei diritti dei coniugi nel matrimonio o comunque nelle convivenze. Da politiche sociali, quindi caritative e filantropiche, si è passati alla difesa istituzionale dei membri più deboli per contribuire al riequilibrio delle posizioni. Ma ora che cosa succede? Succede che nelle famiglie emergono unioni miste di cittadini di culture e origini diverse, che il meticciamento e la mediazione culturale sono termini emblematici, diciamo, tratti distintivi. L'Istat, con il suo linguaggio, parla di pluralizzazione delle esperienze familiari, che sebbene più lenta degli altri paesi europei, anche in Italia ha una forte accelerazione in questo tempo. Alcune considerazioni mi portano a dire che la famiglia nucleare è diventata vulnerabile e in questi casi è possibile che non sia più il riparo sicuro per i figli, che la relativa mancanza di una rete sociale di sicurezza espone notevolmente ampie fasce di popolazione al rischio di una caduta in una situazione di marginalità e povertà, e che da una società tradizionale si è passata a un'altra, dove subentrano, con l'addio dei coniugi, nuove unioni, le famiglie ricostituite e anche omosessuali. I servizi sociali continuano ad occuparsi delle famiglie svantaggiate, come nella natura del loro ruolo, economicamente deboli, a rischio di esclusione sociale, ma sono emersi anche queste nuove vulnerabilità di cui dicono e nuove dinamiche sociali. E nel contesto si assiste a un numero crescente di provvedimenti di tutela dei minori, e da una connotata scarsità di risorse per la numerosità e complessità dei bisogni che sembrano essere elementi caratterizzanti i tempi moderni. Emerge il rischio che non ci si occupi a sufficienza dei bambini, delle loro famiglie, e che diminuisca il livello complessivo di tutela. Manca inoltre la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, che come atto di governo non è mai stato esteso a tutto il territorio nazionale. Quindi c'è una difformità, diciamo, dei servizi sociali. Eppure i diritti dei minori, dei soggetti di cui parliamo, devono essere garantiti. Il diritto ad avere una famiglia, il diritto ad essere curato, assistito, educato. E sappiamo che la protezione del minore è il tema di numerose convenzioni internazionali che quindi sono efficaci nel nostro territorio e nel nostro ordinamento. È rilevante il diritto del minore di essere informato, di essere ascoltato e di partecipare, e a queste funzioni anche il servizio sociale è preposto e provvede per quanto appunto riesce. Accanto a questo non posso non nominare che è fondamentale la considerazione della responsabilità dei genitori e che della loro inclusione nei programmi di cura e di assistenza, che l'esercizio dei diritti dei minori comporta un'organizzazione speciale dello Stato.
anche dei servizi sociali tra di essi e che i diritti dei minori potrebbero essere tenuti in maggiore considerazione privilegiando delle scelte. Ecco, il cuore della mia proposta è questo, come in un ambiente, in un ambito sanitario, parlare di prevenzione, di cura e riabilitazione può significare parlare di interventi preventivi che ho identificato come quelli che sono contenuti nelle linee di indirizzo nazionale per i minori in famiglia in situazioni di vulnerabilità. Esse sono state promosse dal governo nazionale nel 2017 e traggono le mosse dalla sperimentazione denominata PIPPI, che è un programma appunto contro la istituzionalizzazione dei minori. E come invece cura, non posso che ribadire l'importanza di alcune esperienze come quella della pratica collaborativa che guardano al loro fulcro un'alleanza tra diversi professionisti in ottica interdisciplinare e la possibilità quindi di abbandonare un'ottica prevalentemente dialettica e tra le parti, come nello spirito diciamo più del nostro ordinamento. E nella situazione invece della riduzione del danno, quindi di una riabilitazione delle famiglie, non posso nominare un intervento in particolare, quale quello della coordinazione genitoriale, che si è affacciato nelle nostre diciamo anche metodologie di intervento, ancora una volta in un'ottica interdisciplinare, e che potrebbe avere il senso di recuperare, no, quella quota di genitorialità e quel benessere per i minori che occorre preservare. Ecco, questi tre ambiti diversi di intervento, per essere diciamo attuati, hanno bisogno di quello che è una necessaria collaborazione tra i diversi professionisti e la loro, diciamo, il loro cambiamento di paradigma, se si vuole, di atteggiamento, comprendendo in questo le famiglie, che quindi diventano non più mere, diciamo, meri oggetti di lavoro, ma compartecipano e quindi per quanto si possa, non sempre si può, però per quanto è possibile, se ne esaltino dunque le doti, le risorse e il livello di partecipazione, che in ultima analisi favorisce l'apprendimento e propende questo in maniera prognostica per una genitorialità positiva e il recupero delle proprie funzioni. Grazie. Grazie. Credo dottor Generoso Petrillo. Sì, eccomi. Salve a tutti, ringrazio ancora una volta la collega e amica Tatiana Amato, che è in rappresentanza della nostra associazione di promozione sociale, Radici Sociali, appunto, mi ha donato questa singolare opportunità di essere qui con voi e condividere, seppur a distanza, una tematica così complessa ma allo stesso tempo affascinante come quella della tutela del minore. Ecco, la mia proposta di intervento vuole essere un feedback che sia il più pragmatico possibile, ecco, da un punto di vista operativo, e partire, ecco, un po' dall'incipit che legittimamente il mio collega Sabino Montarulli ha introdotto, e vuole anche riprendere un po' anche le parole del nostro segretario nazionale del SUNAS, il dottor Poidomani, in merito alla necessità di una nuova rivoluzione culturale nella maniera di pensare il funzionamento e l'organizzazione di un servizio e conseguenzialmente alla maniera di erogare servizi sempre più efficaci e sempre più efficienti. Sono estremamente convinto che la promozione della più ampia cultura sistemica possa davvero donarci un approccio giusto alla professione e alle varie professionalità che a vario titolo si interfacciano con i bisogni del minore e del suo nucleo familiare, contro
quelli che sono ormai ragionamenti lineari che, a mio modesto parere, dobbiamo lasciarci alle spalle, no? Smettendo di come dire, cercare ragionamenti analitici con soluzioni a breve termine. Non si può sempre pensare di dare risposte ai bisogni del minore nell'urgenza, nell'immediato, ma bisogna fare sistema, bisogna essere capaci di pianificare a lungo termine, lavorando attraverso la promozione di un progetto sul nucleo familiare che in prima linea mette in evidenza l'interesse superiore del minore. Sono estremamente felice di condividere questo setting con i giornalisti da una parte e con gli avvocati dall'altra, perché soprattutto con i secondi mi interfaccio un giorno sì e l'altro pure. Cosa voglio dire? Che applicando nel ragionamento che ho appena introdotto, applicando una cultura sistemica, siamo in grado di proporre servizi che diano delle risposte sempre più complesse. Ad esempio, tenendo in considerazione fattori molto importanti che sono stati citati all'inizio, come il tempo e la rete, che sono di estrema importanza, e se vacillano, può vacillare l'intero progetto che facciamo sul nucleo familiare. Bene, a titolo esemplificativo, io posso dirvi che, sperimentandolo anche nel mio servizio, nel momento in cui eroghiamo un sostegno di educativa domiciliare a un minore che ha diciamo esternato tutta una serie di problematiche che non sto qui a declinare, bene, questo servizio sarà più efficiente possibile se sarà in grado di estendersi alla famiglia. Quindi dobbiamo parlare non solo semplicemente di assistenza domiciliare al minore, ma assistenza domiciliare alla famiglia, lavorare sulle pratiche educative, rafforzare le pratiche educative e le competenze genitoriali, perché non dimentichiamoci, lo dico ancora una volta, il progetto deve essere rivolto al nucleo familiare, a beneficio del nucleo familiare, a beneficio del rafforzamento delle competenze educative che fanno parte di un corollario inevitabile del nostro lavoro. Infatti, chi sono gli utenti della tutela minori? Sono minori, sono famiglie, genitori fragili che fanno fatica a, come dire, ad accettare anche la benché minima idea di ingaggio nella relazione d'aiuto, e questo lo vediamo quando arrivano le convocazioni dalla procura minorile che ci dà il mandato di indagine psicosociale. Quello è il momento, è l'incipit simbolico in cui i genitori vanno in panico, tendenzialmente non vorrebbero neanche mai avere a che fare con noi operatori della tutela minori. Quindi qual è l'atteggiamento? Bonificare, edulcorare, dire va tutto bene, non ci sono problemi. Peccato che al mandato di indagine sono allegate denunce, querele e quant'altro possa essere considerato pregiudizievole o potenzialmente tale nei confronti del minore. Quindi applicare una cultura sistemica vuol dire ingaggiare le varie professionalità che fanno parte del progetto personalizzato a favore del minore, quali la neuropsichiatria infantile, il CPS, i consultori. Ecco, dobbiamo veramente ancora lavorare sulla capacità di superare certi steccati ideologici che sono ancora confinati dietro lo specifico professionale. Applicare una cultura rivoluzionaria che sia, a mio avviso, il più sistemica possibile, perché è l'unica maniera di rispondere in maniera quantomeno complessa a problemi altrettanto, ecco, complessi, significa interagire, significa dialogare, significa non essere mai da soli, significa mettere in campo le risorse, per quanto dobbiamo sempre fare i conti con la realtà dei fatti, e i colleghi in rappresentanza delle istituzioni dopo sicuramente ci sapranno dire qualcosa al riguardo, però purtroppo è anche vero che dobbiamo mettere in conto che ci scontriamo con un mercato
molto, molto difficile e complesso da affrontare, che è il mercato delle ore, dei bilanci, dei capitolati, delle ore approvate all'educatore o all'operatore XYZ che fa l'intervento sul minore. Questo fino a rischiare di a volte non applicare di fatto quanto viene chiesto da mandato dell'autorità giudiziaria. Ragionare in maniera sistemica vuol dire dialogare anche con i nostri amici avvocati, che oggi sono qui presenti in rappresentanza del loro ordine e che daranno la propria testimonianza. E mi permetto davvero di citare quanto sia importante, alla luce dei nostri albi e dei nostri codici deontologici, mettere insieme l'interesse centrale del minore. E dico questo perché a volte mi scontro con avvocati che realizzano l'interesse centrale del cliente, e questo mi dispiace tanto. È anche vero che posso anche citare, sono diverse per fortuna, tante esperienze di lavoro collaudato, di lavoro integrato, di dialogo con gli avvocati, che seppur in rappresentanza della loro parte, del loro cliente, vedasi le separazioni conflittuali, non dimenticano quanto sia centrale il bisogno e l'interesse del minore. Estendo questo appello anche alla categoria dei giornalisti, con i quali il nostro ordine ha da poco rinnovato un protocollo d'intesa per la condivisione della comunicazione di notizie e di fatti di rilevanza sociale e di estreme vulnerabilità. Avviandomi alla conclusione, mi permetto di dire che un nuovo modo di pensare a un servizio tutela minori sia innanzitutto pensare a operatori sempre più specializzati nella materia, perché un servizio sociale di base non può occuparsi di tutto, vista la mole del lavoro, le richieste e le domande che arrivano, ma soprattutto vuol dire promuovere prevenzione. Investiamo le nostre ore e cerchiamo di far sì che il sistema organizzativo, politico, sia strutturato secondo questa nuova filosofia di intervento, un sistema che ci possa rendere in grado di dialogare con un nucleo familiare a rischio, dove magari una separazione conflittuale può portare a una totale polarizzazione tra le parti, che poi determina l'affido all'ente, con questo i conflitti di lealtà del minore, i sensi di colpa, le sofferenze. Ecco, interveniamo anche in questo senso, proprio chiamando a titolo esemplificativo le separazioni conflittuali. Facciamo prevenzione affinché queste coppie a rischio possano essere orientate, sostenute e affiancate in un dialogo sempre più costruttivo, in una condivisione in tutte le fasi, per evitare che la responsabilità genitoriale venga rafforzata, valorizzata, senza abbracciare panorami di rischio come possono essere quelli dell'affido del minore all'ente, con tutto ciò che comporta fino alla maggiore età del minore. Spero di essere stato nei tempi e vi ringrazio. Grazie. Ascolta Tatiana, adesso dovremmo far intervenire il procuratore Ciro Cascone. Ok. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Milano, che ringrazio molto per la partecipazione, che ha voluto appunto essere qua con noi, ma so che è persona di grande sensibilità su questi temi, oltre che di professionalità ovviamente, come dirige l'ufficio. E quindi ci farà sicuramente un quadro di com'è la situazione appunto della tutela dei minori oggi, anche in questi tempi duri. Grazie, buon pomeriggio a tutti, grazie Carmelo, grazie per l'invito. Stavo ascoltando con molto interesse i relatori che mi hanno preceduto, perché effettivamente, come dire, ritrovo quello che è la nostra azione quotidiana, nostra intesa come questa
questa grande rete di operatori, siamo un po' tutti sulla stessa barca, dalla stessa parte, o almeno agiamo tutti con le stesse finalità. Tutela dei minori è un tema che appunto ci coinvolge quotidianamente, ma su cui forse dovremmo fare, a volte io dico partendo da un po' più lontano, delle riflessioni che poi ci aiutino meglio e ci orientino meglio nelle nostre scelte di intervento, perché poi alla fine di questo si tratta. Noi ci troviamo ad intervenire nell'ambito di una famiglia, di equilibri che a volte sono già precari, e ogni intervento esterno rischia, anzi viene vissuto sempre come un'intrusione, come un'indebita intrusione, e quindi già diventa complicato spiegare il senso di questo intervento, e poi bisogna in qualche modo orientare questo intervento a che cosa. Ecco, io parto sempre, magari chi mi ha già sentito negli ultimi tempi penserà che sono ripetitivo, ma io non mi stancherò di ripetere sempre le stesse cose finché non vedo che poi magari qualcosa si comincia a muovere in direzione diversa. E allora io parto da questo assunto ormai che ho sperimentato negli anni: i minori sono invisibili, non li vediamo, perché ogni volta che parliamo dei minori, il più delle volte parliamo degli adulti di riferimento di quei minori. Ogni volta che si accendono anche conflittualità sui limiti e sui contenuti dell'intervento, tutto nasce sempre da questa contrapposizione minore-adulto. Per anni siamo stati abituati a discutere dell'interesse del minore, come sapete l'abbiamo aggettivato nei modi più vari: superiore interesse, preminente interesse, esclusivo interesse. Noi dovremmo parlare di diritti, infatti sappiamo bene che poi il termine interesse del minore, come ci hanno spiegato, non era altro che una mala traduzione, un'infedele traduzione del termine anglosassone best interest of child, dove là l'espressione è al plurale, i migliori interessi, ma ci muoviamo in un contesto anche di principi giuridico molto diverso dal nostro. E allora forse sarebbe il caso sicuramente parlare di diritti, ma di termine che, come sappiamo, per la prima volta diritto del minore emerge con la legge 149 del 2001, ma soprattutto dovremmo forse provare a tradurre questo interesse come, più che il migliore interesse, il miglior benessere del minore. D'altro canto, se usiamo spesso il pregiudizio come, come dire, come principio che in qualche modo, o meglio, come situazione di fatto che in qualche modo richiede e legittima l'intervento a tutela di quei minori, e allora noi dobbiamo perseguire il miglior benessere dei minori. E chiaramente questo benessere va perseguito in concreto. Vedete, i diritti, è facile parlare di diritti oggi. I diritti, io dico sempre, i diritti sono come l'universo di Einstein, possono soltanto espandersi, ma attenzione, sono molto fragili. E ritrovo un po' la traduzione di questa mia lapidaria affermazione nelle parole di chi mi ha preceduto. I diritti sono fragili perché hanno bisogno di risorse per essere resi effettivi. I diritti costano, come la giustizia costa. Non possiamo avere, come dire, dei risultati a costo zero. E nella mia terra di origine si dice che senza soldi non si cantano messe, ed è ancora così purtroppo. E mi fa piacere aver sentito prima l'avvocato Boccardo che, come dire, che l'Ordine di Milano, che io so da tempo essere molto sensibile sul tema, addirittura si è rivolta al Ministro della Giustizia. Spero che questo possa, come dire, smuovere il Ministero, perché sono anni che io personalmente e insieme agli altri procuratori minorili italiani scriviamo al Ministero e non abbiamo risposta. Siamo invisibili, ecco, l'invisibilità dei minori si traduce poi nell'invisibilità degli uffici giudiziari minorili che ancora, come dire, vivono una situazione preistorica quanto a stato di informatizzazione e quindi quanto a risorse. A me secca ormai andare a chiedere e elemosinare risorse che non riesco a ottenere.
E capite bene, io provo a spiegare che ogni mancata risorsa si traduce in una mancata tutela dei minori, in un mancato esame di, non di principi astratti, ma di vicende concrete, perché quando parliamo dei diritti dei minori e delle persone, noi ci siamo, stiamo facendo riferimento non a principi, ma a persone che hanno un nome, un cognome, un volto, una vita. E se uno di questi nomi, se uno di queste a cui corrisponde un mio fascicolo, lo lascio indietro, lascerò indietro qualcuno. Se non riesco a mandare una richiesta o indagine al servizio, quel nucleo familiare non verrà seguito. Se poi quel servizio non avrà le risorse necessarie per occuparsi di tutti i minori che io gli segnalo, qualcuno resterà indietro. E allora, come vedete, noi non riusciamo a garantire la tutela dei diritti di tutti, quindi non riusciamo a garantire il benessere di tutti i bambini, ma di tutte le famiglie, perché poi, attenzione, garantire il benessere dei bambini e dei minori significa garantire il benessere delle loro famiglie, perché l'altro caposaldo giuridico che ormai ripetiamo ogni volta, il minore deve crescere nella sua famiglia, ma deve crescere stando bene nella sua famiglia, e non soltanto perché così dice la legge e allora lo lasciamo là a prescindere da altro. Ma se non abbiamo gli strumenti neanche per fare la diagnosi se sta bene o meno in quella famiglia, ma abbiamo comunque delle manifestazioni sintomatiche, ecco, visto che siamo in periodo di Covid, a maggior ragione comprendiamo che se c'è la febbre, il raffreddore, se ci sono delle manifestazioni di disagio di quel bambino, significa che c'è una sorta di malessere che poi traduciamo con pregiudizio in qualche modo. E allora forse è di questo che dobbiamo riappropriarci tutti. Vedete, l'intervento nostro, io sentivo l'assistente sociale che diceva, e mi rendo conto che così ogni volta che riceviamo un mandato d'indagine e contattiamo la famiglia, si scatena insomma l'incomprensibile soprattutto. E allora è chiaro che il lavoro soprattutto degli operatori è molto delicato, complicato e difficile, perché devono riuscire anche a mediare e a tradurre nel linguaggio accessibile ad ogni persona quello che è il senso, ad esempio, anche di una richiesta d'indagine. Richiesta d'indagine, so che diventa difficile comprenderlo per chi ne è destinatario, ma in qualche modo vuole essere un intervento per aiutare, per sostenere, perché tanto lo sappiamo tutti, noi non vogliamo portare via i bambini, non vogliamo allontanare i bambini dalle famiglie, come qualcuno ancora si ostina a dire a volte in giro. E però vogliamo che siano bene gli adulti e i bambini. Allora per far questo bisogna, come dire, spiegare, bisogna aiutare a modificare i propri comportamenti. E forse diventa importante per l'operatore, per l'assistente sociale, per il servizio, spiegare che appunto il mandato d'indagine della procura prelude, come dire, a una conoscenza e a un eventuale intervento, ma che questo intervento non sarà necessario, non verrà effettuato intervento, intendo procedimento davanti al tribunale per i minorenni, ove la famiglia stessa riacquisti la sua consapevolezza anche dei propri limiti, anche delle proprie fragilità, e accetti di essere aiutata in questa direzione. Però ritorniamo al punto di prima, servono risorse, perché tutto costa e non possiamo fare le cose a costo zero, altrimenti non ci riusciamo. Poi è chiaro che nell'ambito di questa vasta, come dire, area, di questo, della vastità dell'ambito di intervento, di aiuto, si possono, questo sì, privilegiare alcune aree oppure no, ecco, ma non scegliendo a caso, come purtroppo oggi avviene a causa della limitatezza delle risorse. Si decide di fare certe cose, altre non si iniziano proprio. E allora da questo punto di vista, secondo me, al di là poi del singolo intervento, come dire, sulle vicende segnalate, quindi i mandati di indagine, le famiglie in difficoltà che vengono segnalate dalla scuola o le denunce che sono indice sicuramente molto sintomatico di un malessere in famiglia, la violenza, voglio dire, c'è poco da dire, porta, prelude, ma aumenta il malessere che si vive in quella famiglia. Sicuramente andrebbero privilegiati altre direttrici di intervento, come dire, in un'ottica, chiamiamola, di prevenzione generale molto ampia. E allora qua io mi permetto
fino a qualche tempo fa citavo sempre, è stato citato anche questo all'inizio, l'ambito dei minori stranieri non accompagnati. E vedete, è molto importante perché noi a questi minori stranieri non dobbiamo soltanto offrire, come dire, una comunità, un posto dove stare, ma dobbiamo veramente attuare tutte quelle condizioni di inclusione, di accoglienza, perché queste persone possano essere una risorsa per la nostra comunità, per la nostra società. Oggi mi rendo conto che ci siamo concentrati e siamo giustamente concentrati sui minori stranieri non accompagnati. Io mi permetterei di togliere l'inciso non accompagnato, minori stranieri e basta, perché anche i minori stranieri che sono accompagnati spesso hanno necessità di essere supportati in quel percorso di inclusione nella nostra società, perché altrimenti resteremo sempre due mondi separati, due mondi paralleli che poi in qualche caso sfociano in come dire, epiloghi tragici, ma il più delle volte per fortuna non c'è quell'epilogo, ma c'è un malessere molto diffuso e noi lo vediamo tutti i giorni. Secondo aspetto che pure mi permetto di segnalare, che sembra oggi un po' passato di moda, è quella della dispersione scolastica. Forse dovremmo ripensare la dispersione scolastica, ce n'è tanta oggi, ce n'è tanta e ci sfugge sotto gli occhi. Una ricerca di qualche anno fa, ma la riprova ce l'ho ogni giorno, poi nei processi che quotidianamente celebriamo, aveva evidenziato, come dire, che i livelli di devianza dei minori si accompagnavano in genere, perché poi la devianza è trasversale, lo sappiamo, si accompagnava spesso a bassi livelli di scolarizzazione. Più era alto il livello di scolarità, non solo meno commettevano reati, ma meglio riuscivano a riprendersi. Ad esempio, analizzando le messe alla prova, nelle messe alla prova riusciva bene che aveva un buon livello di scolarità, chi ce l'aveva basso non riusciva neanche a mentalizzare il senso della messa alla prova e quindi a comportarsi coerentemente. Io credo che queste forse sono le riflessioni che in qualche modo possiamo fare e che dobbiamo fare, ma attenzione, questo all'atere, parallelamente all'attività quotidiana che facciamo, che per quanto ci riguarda è relativa, come sapete, a tutte le segnalazioni che ci pervengono e che noi, dopo aver fatto un opportuno filtro, vi assicuro che filtriamo molto, riversiamo di nuovo sul territorio attraverso richieste di indagini e servizi. Grazie, grazie a tutti per avermi ascoltato. Grazie tantissimo, dottor Cascone, per quello che ci ha detto. Per aver messo anche il focus su questa parola abbastanza forte degli invisibili ed aver testimoniato ancora di più che quando si parla soprattutto di diritti, di fragilità, come anche in questo caso, la differenza la fanno tre cose che secondo me abbiamo ascoltato bene. La professionalità di chi opera, cioè di chi opera appunto con professionalità, le persone, cioè la passione, l'impegno che ci mettono le persone nel fare quello che devono fare, e la rete, come ha citato appunto anche il procuratore, parlando dell'ordine, parlando anche di altri, cioè la collaborazione dei soggetti. Ecco, penso che queste tre cose, la professionalità, la passione delle persone e la rete, sono cose che possono fare la differenza e magari aiutarci a far emergere dall'invisibilità certe situazioni. Grazie al procuratore. Grazie a voi. Io ne approfitto ancora 10 secondi, comincio a salutarvi perché tra 15 circa 20 minuti io vi lascerò perché ho un'altra riunione in videoconferenza e quindi dovrò spostarmi su un'altra chat. Quindi continuo ad ascoltarvi per un poco, però comincio a salutarvi già tutti augurandovi buon proseguo dei lavori e buona serata. Grazie mille. Grazie e noi continueremo comunque a starle vicino. C'è qui l'avvocato Raschellà in particolar modo, anche su questi temi, di stimolare il dialogo e il confronto che è importantissimo. E poi per quanto riguarda ne sono grato a nome di tutti i bambini del territorio. Grazie. Sì, grazie. Se posso dire, sì, no, anch'io volevo ringraziare il dottor Cascone e se posso approfittare in merito al preziosissimo intervento che abbiamo sentito rispetto alla mancanza di risorse, perché quando ci siamo incontrati per organizzare e sviluppare i webinar ne abbiamo parlato, la mancanza di risorse per poter attuare dei progetti che anche il Tribunale chiede di mettere sicuramente in atto
è una questione insomma ormai risaputa, però cercare di trovare delle situazioni alternative, dei progetti alternativi, abbiamo pensato lo è anche. Quindi restituire al Tribunale che in mancanza di risorse si dovrebbero attuare dei progetti alternativi per poter attuare gli interventi sui minori. Ecco, mi sentivo di rimandarle questa cosa perché purtroppo a volte anche un ente non riesce a svolgere il suo lavoro, non perché non vuole farlo, ma perché mancano risorse, la famiglia sarebbe con l'ente, l'ente non riesce a farlo, poi scriviamo, fanno istanze appunto in Tribunale, quindi se si riuscisse a mettere anche in atto dei progetti alternativi, dei percorsi alternativi alla mancanza di risorse, ecco, questo magari riuscirebbe un pochino a colmare questa situazione, cioè almeno potrebbe riuscire a colmarla, quindi magari rimandiamo anche questo, perché era anche questo un attimino il senso del webinar, ricevere spunti, darli e confrontarsi, quindi magari ecco le rimandiamo questo. E ora dovrebbe parlare l'avvocato, allora io ho conosciuto l'avvocato Bolzani in ambito di stage lavorativo e sono stata attratta dalla sua, a parte umanità, professionalità, ha sempre lavorato in ambito, è un avvocato specializzato in diritto di famiglia. E l'ho seguita sia in determinati servizi al consultorio che al Tribunale dei Minori e ribadisco, ripeto, che sono stata affascinata dalla grandissima umanità e professionalità. Mio padre è avvocato, ma ho sempre detto mi farei difendere da lei, sempre e comunque. Oggi non ci potrà essere, ma ci sarà l'avvocato Cerrato che lavora nello studio dell'avvocato Bolzani. È esperto in diritto di famiglia e minori anche lui, viene nominato spesso come curatore speciale del minore. Adesso lascio la parola all'avvocato Cerrato. Sì, buonasera, mi sentite? Spero di sì. Vedo il collega Ferraro che fa cenno, esatto. E buongiorno a tutti. E innanzitutto ci tenevo a ringraziare la dottoressa Amato per l'invito a questo convegno e sono molto felice di potervi partecipare in qualità di relatore. Dunque mi ripresento, appunto come diceva la dottoressa, io mi occupo esclusivamente di diritto di famiglia e dei minori. Prometto che sarò il più breve possibile perché visto anche l'orario non intendo sottrarre tempo agli altri. E dunque la mia materia mi impone di frequentare quotidianamente, quindi li sento tutti i giorni, come diceva Sor Generoso, i servizi sociali di tutte le zone di Milano e dei comuni limitrofi. Li contatto e ci sentiamo sia in quanto io sono avvocato di parte e sia anche nel ruolo di curatore speciale del minore, soprattutto all'interno dei procedimenti della decadenza di responsabilità genitoriale presso il Tribunale per i minorenni e anche nei procedimenti di adottabilità. Sono appunto in contatto con i servizi sociali sia quando svolgono il ruolo di tutela dei minori, sia anche quando svolgono il ruolo solo di regolare lo spazio dentro. Quindi le mie riflessioni di oggi, diciamo, si fondano principalmente sulla mia quotidianità, sul mio lavoro di tutti i giorni. E quando mi è stato chiesto di intervenire dalla dottoressa Amato, mi è stata altresì affidata una sorta di traccia per questo intervento. E il tema che mi è stato attribuito è quello, peraltro scritto sulla locandina del convegno, ovvero possibili percorsi da attivare in procedimenti civili e come affrontarli con la famiglia e con il servizio. Dunque, diciamo che subito mi sono un attimo interrogato su quali possano essere questi percorsi possibili. Per rispondere a questa domanda bisogna innanzitutto, secondo me, inquadrare il contesto in cui solitamente ci si trova, ovvero lo stato in cui noi avvocati... lo stato in cui si trova la famiglia quando noi avvocati iniziamo a prendervi contatto. Diciamo che quando arriva un cliente o una cliente, per il 90% dei casi la sua situazione
è una situazione emergenziale dal suo punto di vista. Avvocato, mi deve aiutare, la mia situazione è sicuramente la più grave di tutte, questa cosa non mi è capitata a nessuno, aiuto, insomma, ti riportano a una situazione di emergenza assoluta, però è singolare perché a volte non lo è per niente, cioè a volte si presentano, non so, nel mese di novembre ed è già un'urgenza andare a regolamentare le modalità di visita estive, cioè delle cose anche senza un senso, però questo è importante perché per loro è importante, quindi io penso che un avvocato di famiglia deve innanzitutto saper gestire questa agitazione, questo loro status emergenziale che loro ti trasmettono, che il genitore ti trasmette sin dall'inizio. E in realtà purtroppo questo stato di urgenza descritto dal cliente è in realtà un forte conflitto familiare, un forte conflitto tra genitori. E le ragioni di questo conflitto sono diverse. Ogni caso ovviamente a sé stante, quindi può essere banalmente l'ingerenza dei suoceri, la gelosia, anche quella non fondata, attenzione, un tradimento, oppure può essere anche una diversa visione magari sull'educazione da impartire ai figli, o anche una cosa più personale, non so, il sentirsi trascurati dal lavoro dell'altro, cioè una serie di motivi che però portano due genitori a litigare, e litigare anche di continuo e tanto. Se questi genitori non capiscono che devono a un certo punto fermarsi e parlare tra di loro, questi litigi poi si trasformano inevitabilmente in cattiverie, in ripicche, i toni del conflitto si alzano a dismisura, in maniera esponenziale. E allora, secondo me, noi familiaristi, la prima cosa, nonché unica, che dobbiamo fare sin dall'inizio è far interiorizzare al genitore, sia esso mamma o papà, a seconda di chi si rivolge a te, che l'unica vera vittima di questo conflitto è sicuramente il figlio minore, non ce ne sono altre. Sì, perché molte volte in studio mi sento dire sì, no, è vero, litighiamo, sì, ogni tanto tanto, sì, urliamo, ci insultiamo forte, ci tiriamo dei piatti, va va va, però nostro figlio è di là in camera, quindi non sente, non... questa è una... assolutamente non corrisponde al vero, è una falsità, perché i bambini sentono ma soprattutto percepiscono tutto, cioè se due genitori litigano in una stanza e poi vanno dal figlio, il figlio percepisce questa tensione, quindi si stanno nascondendo dietro a un dito e non capiscono che veramente la vittima di questi conflitti sono i bambini. E finché l'avvocato non porta il cliente su questo livello, finché non gli fa capire che è la vera vittima il figlio, questi continueranno a litigare. Quindi io penso che un primo percorso possibile per aiutare questa famiglia, innanzitutto può essere quello di collaborare magari con controparte, con l'avvocato della mamma o del papà, perché è vero che possiamo avere noi colleghi una visione differente, assolutamente, assolutamente lecito, però dobbiamo avere anche la capacità di diminuire i toni della conflittualità, di far capire ai genitori qual è la cosa più importante, ovvero l'interesse preminente del minore, e cercare di trovare insieme delle soluzioni. Devo dire che nella maggior parte dei casi, fortunatamente, le soluzioni si trovano anche. Se posso permettermi, posso dire, non so, a livello statistico, per intenderci, delle soluzioni io riesco a trovarle con dei colleghi che parlano la mia stessa lingua, cioè sono dei familiaristi. Quando magari dall'altra parte c'è un collega penalista o di un specializzato in un altro diritto, lì faccio fatica, ma non perché io sono migliore dell'altro, ma semplicemente perché lui ha un'altra specializzazione,
E secondo me la specializzazione è un valore aggiunto che noi dovremmo offrire a tutti i clienti, soprattutto nell'ambito di diritto di famiglia, visto che ci sono coinvolti dei minori molto spesso. Comunque, tornando a noi, le soluzioni a volte si trovano, ma purtroppo a volte non si trovano ed è davvero complicato, perché i litigi appunto continuano e quando il litigio si esaspera, allora avviene la cosa peggiore che può succedere, ovvero il figlio diventa uno strumento per colpire l'altro genitore. E quando il figlio viene triangolato, allora la famiglia si sfalda completamente, scoppia. E questi fatti che vi sto raccontando, dei litigi, dei genitori che non riescono a trovare una quadra, di questa violenza assistita da parte dei genitori, hanno poi dei riflessi giuridici importanti. E quindi se non si riesce a placare questo conflitto, sia che si tratti di un 316, ovvero di quei procedimenti dei genitori non coniugati, oppure di una separazione, quindi di coniugi, anche solo andare a consigliare al cliente di intraprendere un percorso di mediazione per diminuire il conflitto, piuttosto che un percorso da condividere con l'altro, un percorso alla genitorialità da condividere con l'altro, assolutamente diventa impossibile anche solo pensare di proporlo. A questo punto però, molto spesso, cioè è inevitabile che si apre solo la strada del contenzioso e gli esiti del contenzioso sono purtroppo prevedibili, nel senso che o il giudice dispone l'affidamento all'ente per alta conflittualità della coppia, oppure addirittura, purtroppo a volte succede, che una parte, il giudice non dispone l'affidamento all'ente, ma una parte, anche solo come mera azione di disturbo, chiede un'indagine psicosociale per valutare le capacità, l'idoneità del genitore, benché anche lui stesso possa essere coinvolto. Quindi una mera azione di disturbo. È a quel punto, in quel momento lì, che noi avvocati, quando c'è l'affidamento all'ente, noi iniziamo a confrontarci con il servizio. E il confronto con il servizio a questo punto acquista un ruolo fondamentale, nel senso che io subito cerco di individuare chi è l'assistente sociale incaricato, chi è l'assistente sociale di riferimento, lo chiamo anche solo per presentarmi e per rendermi disponibile a fare anche da tramite tra lui e il genitore in difficoltà, perché magari ci sono delle situazioni complesse ed è necessario che tu faccia filtro, no? Perché, come diceva prima il dottor Generoso, insomma, soprattutto all'inizio non sempre, ci sono molti pregiudizi nei confronti del servizio e quindi secondo me tu, avvocato familiarista, devi essere un po' in grado, no, di lavorare col genitore e fargli capire che il servizio è lì soprattutto per il minore e per il suo benessere, ok? Quindi, secondo me, comunicare con l'assistente sociale sin da subito, fagli capire quando non sono nel ruolo di curatore speciale, fagli capire che tu sei l'avvocato di parte, ma che comunque il tuo principale obiettivo è quello di tutelare il minore, ok? Questo, secondo me, è la cosa più importante, il primo passo da fare per quel concetto di rete di cui prima parlavano i professionisti. Anche perché io ritengo che noi avvocati siamo la parte lucida, la parte verosimilmente più ragionevole del cliente e dobbiamo trasmettergli sin da subito, perché sennò il conflitto non riusciamo a placarlo, che soprattutto in questa materia non c'è
non si vince né si perde, benché sia uno contro l'altro, non c'è vittoria che tenga. Cioè, l'unica vittoria che secondo me un familiarista può avere è riuscire a tirare fuori il genitore il più velocemente possibile da questo conflitto e evitare che il bambino continui ad essere veicolato. Questa è la vittoria. Poi sulle condizioni di separazione, di divisione, se ne può parlare, no? E bisogna trovare comunque sempre il giusto equilibrio, perché si parla di diritti. Le frasi del tipo lo spoglio, non, gli tolgo tutti i soldi, gli tolgo la casa, lasciamoli pure assolutamente al cinema. Qui in questa materia, almeno per come penso io, non si vince e ne si perde. Allora, tornando al quesito dei percorsi possibili, diciamo che il percorso che devono fare i genitori con l'ente è un percorso importante, perché se noi avvocati insieme al servizio non riusciamo a fargli capire che si devono affidare, devono collaborare con l'assistente sociale, che poi lavora sempre in equip con uno psicologo quantomeno, ok? Allora i genitori non avranno l'occasione di poter lavorare su loro stessi, ok? E non riusciranno a risolvere questo conflitto insieme, ok? Devono essere necessariamente allineati e noi, secondo me, legali di famiglia, dobbiamo aiutarli necessariamente e portarli proprio per mano in questo percorso. Dobbiamo spiegargli che si devono affidare al servizio sociale che, come dice la parola stessa, è un servizio alla persona. Un aspetto importante da trasmettere al genitore, al cliente, ed è forse uno dei più grandi pregiudizi che hanno poi i clienti, è che il servizio non tifa, non si mette la maglietta né della mamma né del papà, non tifa né uno né l'altro, ma è solo lì per il benessere del minore. Se tu avvocato di famiglia non riesci a mettere il genitore in questa posizione di ascolto, allora il conflitto non si risolverà mai. Allora il giudice non andrà mai a revocare quell'affidamento all'ente che ha dato all'inizio del procedimento, perché è inutile che ci giriamo intorno, anche il Tribunale di Milano è abbastanza in questa direzione, finché c'è alta conflittualità, l'affidamento ce l'ha il servizio sociale, l'ente, non c'è molto. Quindi se i genitori comprendono di diminuire tra di loro le cattiverie, il conflitto, riescono a uscirne e, come dicevamo prima, vincono. Altrimenti continuerà il servizio a essere l'ente, a avere l'affidamento dei minori. Ritengo che la volontà poi del cliente, cioè noi avvocati e anche il servizio sociale, possa comunque arrivare fino a un certo punto, però il cliente, il genitore deve collaborare e deve fare un percorso anche su se stesso molte volte. Non è sufficiente che faccia un mero percorso alla genitorialità. Molte volte mi sento dire anche, magari ci sono due genitori che iniziano un percorso di mediazione e dopo tre incontri mi chiama il mediatore e mi dice no, non posso fare più niente perché c'è troppa rabbia tra di loro, devono lavorare prima individualmente, ok? Quindi il genitore, per tutelare il loro figlio, deve avere un grande senso di responsabilità. Io credo quindi che il dialogo sia veramente l'unico strumento, il dialogo tra noi avvocati, con il servizio con noi avvocati e ovviamente con i genitori, è l'unico questo dialogo strumento utile per la risoluzione di questo conflitto. Bisogna far capire al genitore che il servizio ha la pazienza di ascoltarli, ha la pazienza di ascoltare il loro punto di vista e ascoltare anche i loro litigi, perché se tra di loro c'è una mancanza totale di comunicazione, ok, e il genitore si ferma al primo scontro, noi avvocati dobbiamo spingerli e spiegargli che è normale che se tu
mamma o papà non parli, non comunichi con l'altro, le prime volte sicuramente ti scontrerai, ma fa parte, cioè lo scontro, secondo me, fa parte del dialogo stesso. Però se non vai avanti... Avvocato, poi bisogna... Sì, ho finito. No, finisci. Ah, finisci. Dimmi, collega. No, devo dirti solo appunto di arrivare alla conclusione. Sì, finisco dicendo semplicemente che ritornando al discorso delle poche risorse, sicuramente il servizio sociale si scontra con l'utenza da un punto di vista sicuramente della tempistica. Cioè un servizio un assistente non può gestire da solo 100 casi problematici. Quante udienze sono state rinviate perché le relazioni del servizio non sono pronte, ok? Purtroppo troppe. Quindi qua, come diceva anche il dottor Cascone, la dottoressa Amato, è una questione di risorse e del sistema. L'assistente sociale svolge perfettamente il suo ruolo, ma deve essere aiutato dal sistema intero, se no da soli non ce la si fa, come abbiamo detto per un po' di tempo a questa parte. Scusate se vi ho sottratto del tempo. No, grazie Alessandro, stavamo attenti ad ascoltarti. Grazie. Quindi, allora adesso dovrebbe parlare il dottor Scatena, è un assistente sociale specialista, un giudice onorario minorile, vicepresidente della CONAS, Coordinamento Nazionale per la Promozione del Servizio Sociale d'Urgenza e del Pronto Intervento Sociale. Parlerà del ruolo, del delicato ruolo del giudice onorario minorile e quindi delle azioni nei confronti della famiglia. Mi sentite? Buonasera a tutti, ringrazio intanto il dottor Ferrara e la dottoressa Amato per l'invito, il Centro Studi Radici Sociali e l'Ordine degli Avvocati di Milano per questa partecipazione che insomma faccio molto volentieri perché insomma credo che sia un tema importante e credo che sia altrettanto importante il confronto, come dire, tra le parti, no? Anche se poi, come abbiamo visto, abbiamo tutti un obiettivo comune. Io sono un giudice onorario minorile, sono inserito nel secondo collegio del Tribunale per i minorenni di Roma, sono un nuovo giudice onorario, quindi svolgo questo ruolo da poco tempo, però insomma ho capito e maturato una piccola esperienza che vorrei mettere insomma a disposizione di questo confronto. Allora, intanto sono assolutamente d'accordo con tutti quelli che mi hanno preceduto e che hanno parlato di collaborazione a 360 gradi da parte di tutti gli attori di questo diciamo sistema. Questa credo che sia la cosa più importante e fondamentale. Anche il giudice onorario, che tra l'altro è un, come dire, uno specialista del settore prestato al tribunale e che con la sua professionalità e con la sua esperienza va ad integrare il lavoro importante del giudice togato all'interno dei collegi, appunto fa parte di questo meccanismo e meglio comprende anche tutta una serie di dinamiche che sono proprie dei servizi sociali, dei servizi territoriali e di tutti i momenti, diciamo, dell'affido del minore da parte del tribunale ai servizi territoriali. Questo secondo me è importante dirlo perché diciamo è qualcosa che dovrebbe essere intanto implementato e incentivato, perché credo che un linguaggio comune, una conoscenza reciproca dei problemi e dei limiti ci possa permettere anche di superarli e in qualche modo di fare fronte a situazioni di scarse risorse, di pochi mezzi a disposizione e un po' di tutte quelle problematiche che abbiamo visto e che in qualche modo tutti quanti possiamo confermare, no? Poco fa l'avvocato parlava dei tempi che si allungano quando mancano le valutazioni, che sono fondamentali per poter valutare la reale situazione che viene proposta e portata all'attenzione di un tribunale, per poter valutare le risorse in campo
le risorse attivabili, le risorse possibili da parte degli attori di questo sistema, siano essi i genitori o siano essi i minori stessi. Tutto questo deve confluire in un unicum che ovviamente deve rispettare dei tempi che non possono essere lunghi, perché come è stato detto più volte, il minore come dire, è strettamente legato al tempo, anche per una questione proprio anagrafica, come dire, no? Il rischio è quello spesso di iniziare dei procedimenti parlando di minori e ritrovarsi poi a parlare di adulti, no? O di giovani adulti. E questo è importante, perché se noi vogliamo rendere veramente l'intervento importante ed utile, dobbiamo agire all'interno di tempi accettabili. E questa è una cosa che ci tengo a sottolineare. Il ruolo del Tribunale è sicuramente un ruolo di coordinamento e di impulso rispetto al lavoro dei servizi sociali e dei servizi territoriali, non solo in attesa della ricezione delle relazioni e delle valutazioni, ma anche come attività di accompagnamento a questo lavoro importante, che spesso viene fatto costantemente anche al di fuori delle udienze e in quella, come dire, logica collaborativa che dovrebbe essere propria di tutti quelli che effettivamente mettono al centro il minore. Quindi lo spirito di collaborazione da questo punto di vista, almeno nella mia piccola esperienza, è importante, e devo dire che da parte, per esempio, adesso non lo dico perché qui la platea è prevalentemente di avvocati, però devo dire che il mio rapporto con gli avvocati è un rapporto positivo. Ho trovato da parte degli avvocati quella ragionevolezza che è stata citata poco fa dall'avvocato che è intervenuto, che spesso il cliente purtroppo non manifesta, almeno non manifesta magari in una prima fase, che è quella del conflitto, dello scontro, della non comprensione dell'avvio del procedimento o del perché si arriva in tribunale, no? Perché si mettono in discussione, si mette in discussione la capacità genitoriale, no? E quindi la capacità di decidere del proprio figlio, che insomma è una cosa grossa, è una cosa importante, è sicuramente qualcosa che tocca profondamente i genitori interessati. Però ecco, gli avvocati da questo punto di vista svolgono un ruolo importante, perché rappresentano proprio quel lavoro di mediazione e di ponte, no? Sia con i servizi territoriali per quanto riguarda tutto l'aspetto delle valutazioni, ma anche con il tribunale stesso, perché facilitano il dialogo, facilitano la comprensione dei dispositivi attivati all'interno dei decreti fatti, insomma, quindi è un ruolo importante ed è un lavoro che noi apprezziamo molto, soprattutto quando è messo a disposizione del fine comune, che appunto è quello di tutelare il minore e di tutelare anche in qualche modo la famiglia, no? Mettendola nelle migliori condizioni possibili per dimostrare che quello che è successo è solo una parentesi di qualcosa che può non aver funzionato, ma è qualcosa che può essere recuperato e può rientrare, diciamo, in modo rapido. Una cosa che mi interessava dire, è più volte tornata la parola recupero della famiglia. Riprendere la famiglia e riportarla nel giusto contesto di responsabilità e di educazione verso i propri figli. A mio parere bisognerebbe anche prepararle, le famiglie. Ecco, ci dovrebbe essere probabilmente all'interno del ripensamento dei servizi rivolti ai minori, visto che c'è una fase anche propositiva, ci dovrebbe essere anche una parte di preparazione alla genitorialità. No, noi in fondo ci prepariamo per molte cose, studiamo, acquisiamo titoli per svolgere una professione. Faccio un esempio, permettetemelo, magari superficiale, ma ci leggiamo il libretto delle istruzioni del nuovo telefonino che abbiamo comprato. Ecco, quando decidiamo di mettere al mondo un figlio, invece ci affidiamo o ai ricordi dei nostri genitori o ai racconti significativi di persone che insomma abbiamo frequentato o che frequentiamo. Forse da questo punto di vista ci vorrebbe una preparazione maggiore,
perché un genitore preparato magari potrebbe affrontare meglio il dopo, no? Si parla di tanto di preparto, magari dovremmo anche cominciare a pensare a qualcosa che avvenga dopo il parto, no? Soprattutto che avvenga prima dell'adolescenza e che serva ai genitori ad accompagnare gli adolescenti in un momento molto difficile della loro evoluzione. Io, oltre ad essere giudice onorario minorile, lavoro anche in un ambito particolare che interessa anche l'ambito minorile. Devo dire che le esperienze delle famiglie all'interno del contesto delle devianze giovanili è un contesto molto difficile da interpretare, da codificare, da intercettare da parte dei genitori, perché la complessità giovanile è aumentata, perché i giovani hanno modalità di relazionarsi che sono diverse da quelle che avevamo noi quando eravamo giovani, perché tutta una serie di meccanismi giovanili sfuggono totalmente alla comprensione, alla fruizione degli adulti, e quindi da questo punto di vista probabilmente ci vorrebbe una preparazione migliore, che sicuramente andrebbe a migliorare anche tutto quella che è poi l'effettiva attività di responsabilità del genitore. Riguardo alle proposte, mi permetto di dire che sono completamente d'accordo con chi ha parlato di implementare un sistema minorile che tenga conto di quelle che sono le necessità di un settore che viene spesso chiamato a rispondere di vere e proprie emergenze, no? Ed urgenze sociali. Quindi da questo punto di vista sicuramente va migliorata la preparazione di tutti gli attori di questo sistema. Ci vorrebbero percorsi altamente specializzati per tutti gli operatori che si occupano di ambito minorile, non solo di quelli che poi magari emergono perché hanno più possibilità o perché hanno fatto percorsi migliori. Ci vorrebbe proprio un'alta specializzazione diffusa tra tutte le figure professionali, perché questo sicuramente garantirebbe la qualità di un intervento che è complesso, che è difficile, che è in continuo mutamento e che può trovare tutta una serie di problematiche spesso anche difficili da superare o addirittura insuperabili, che comunque devono essere affrontate o quantomeno trattate. Ci vorrebbe anche una chiarezza maggiore nei mandati e nella obbligatorietà delle prestazioni. Ritorno per un attimo a parlare del discorso delle valutazioni e dei tempi che si allungano per quanto riguarda le decisioni del tribunale. Ecco, questo è un problema che bisognerà affrontare, e prima lo si farà e meglio sarà, perché insomma, io stesso spesso sono testimone di un'attività continua di solleciti e di richieste a servizi che poi in realtà non è che non rispondono a quello che dispone il tribunale, ma sono nell'impossibilità di farlo per lunghe liste d'attesa, per una scarsa dotazione organica, per tutta una serie di problematiche che poi inevitabilmente si ripercuotono sul procedimento stesso. Non voglio dilungarmi ulteriormente, voglio semplicemente dire, visto che io sono anche vicepresidente del CONASP ed è stata citata questa cosa, che anche da questo punto di vista l'impegno che noi come comunità professionale, perché io sono un assistente sociale, sia come specifico del sottoscritto, è quella di intraprendere anche una crescita generale proprio di tutti quegli ambiti sociali che si occupano di urgenza e di emergenza sociale. In particolar modo questa attenzione la rivolgiamo ai nostri colleghi assistenti sociali, perché crediamo che sia importante differenziare e specializzare il lavoro dell'assistente sociale proprio per renderlo compatibile con tutta una serie di tipologie d'utenza e di problematiche affrontate. Alla luce ovviamente dell'ambito minorile questo diventa ancora più importante, anche se chiaramente questo è un ambito tra virgolette privilegiato, perché esistono già delle alte specializzazioni e dei colleghi molto validi che operano all'interno dell'ambito minorile. Credo di essere rientrato nei tempi, ringrazio tutti dell'attenzione e grazie ancora per questo invito. Grazie.
Tatiana. Sì, adesso tocca al dottor Angelo Rocchi e alla dottoressa Michela Sforta, rispettivamente sindaco del comune di Cologno, è stato anche assessore ai servizi sociali, e alla dottoressa Scorta, che è un avvocato e anche assessore ai servizi sociali del comune di Paderno. Parleranno del ruolo dell'ente nei confronti della famiglia e appunto delle istituzioni. Dottor Rocchi. Sì, grazie. Grazie a tutti, buona giornata. E allora, per me è un po' difficile perché faccio più che altro la parte più politica, diciamo. Ho avuto la fortuna, sfortuna di gestire per 4 anni nel mio primo mandato la delega dei servizi sociali e mi sono fatto un po' un'esperienza e sono arrivato anche delle conclusioni che ho sentito appunto anche all'interno di questa discussione, che le attenzioni al settore devono essere sempre di più, le risorse devono essere certe e quello che è il lavoro deve essere un lavoro di qualità. E questo è la cosa importante. Molti di voi sono professionisti, ad esempio anche molti legali che in effetti lavorano sulla persona più che sul il processo, sulla causa, che è un po' l'indirizzo, penso che tutti auspicano che si usano le risorse per trovare le soluzioni, specialmente quando si tratta di criticità familiari. Io ad esempio, adesso leggerò un breve appunto di quello che facciamo noi con gli uffici, in sintesi proprio sul tema. Purtroppo doveva relazionare il mio assessore ai servizi sociali, che è il mio vice sindaco, Daniela Dattilo, che purtroppo per impegni familiari ha dovuto andare via prima. Comunque vi leggo brevemente come siamo strutturati noi e il nostro settore. Allora, il comune di Cologno Monzese, per quanto attiene l'area di intervento sociale rivolta ai minori e alle famiglie, opera per offrire forme di risposta differenziata sulle diverse tipologie di bisogno, con l'obiettivo della promozione del benessere, della prevenzione e rimozione delle condizioni di disagio e della tutela del minore e delle sue relazioni familiari. Per una buona riuscita degli interventi è la famiglia e di tutte le sue componenti legali compresi. Tutte le situazioni seguite e prese in carico vengono gestite attraverso progetti personalizzati, costituiti sulla specificità dei bisogni, tenendo conto delle risorse personali e relazionali degli utenti. La presa in carico sociale o psicosociale può prevedere l'attivazione dei servizi comunali strutturati, gestiti in appalto con il privato sociale e o la collaborazione di altri servizi comunali, altri enti pubblici, come ad esempio le realtà sociosanitarie, ASST e ATS. Servizi scolastici educativi con i quali il Comune opera in un'ottica di rete. Gli obiettivi dei servizi sono: 1. Mantenere un sistema integrato e articolato di unità offerta differenziato capace di dare risposte flessibili ai bisogni in continua evoluzione anche attraverso la possibile rimodulazione dei progetti personalizzati di intervento con risorse comunali e dell'utenza. 2. Fornire interventi educativi di crescita e integrazione sociale operando principalmente per la tutela dei minori con il coinvolgimento del sistema familiare e sociale, rafforzando l'identità, le risorse personali al fine di favorire cambiamenti laddove possibile volti al superamento delle difficoltà. Le principali azioni promosse sono ovviamente la tutela del minore, 2. Il sostegno alle responsabilità e il rafforzamento delle reti di collaborazione con i servizi specialistici, anche nell'ottica di una presa in carico multidimensionale. 4. La realizzazione di interventi educativi individuali e di piccolo gruppo,
5, implementazione dei progetti educativi di strada in un'ottica di prevenzione del disagio, miglioramento dell'ascolto dei minori, di promozione e comportamento di civile convivenza, anche in collaborazione con la polizia locale, esempio il Play Coniugi, Colonio ed educativa di strada del centro Giovani Sirio. Ecco, su questo punto devo dire che è un punto a noi abbastanza forte, importante, perché anche nel periodo del Covid abbiamo utilizzato questi educatori di strada per fare un lavoro di sensibilizzazione dei nostri cittadini. E questo è uno dei punti più importanti su cui stiamo raggiungendo degli ottimi obiettivi, perché ad esempio anche la polizia locale, le associazioni che si occupano di sicurezza ci aiutano molto su questo settore, perché riescono ad addentrarsi nei rapporti familiari, quindi si intromettono in quelle che possono essere le pieghe e le sfumature che magari i tecnici da soli non riescono ad affrontare. L'ultimo punto, il mantenimento e rafforzamento del servizio psicosociale in collaborazione con i servizi specialistici per la rilevanza, la segnalazione, la diagnosi e la cura dei minori e delle loro famiglie, anche in collaborazione e su mandato delle autorità giudiziarie. Noi siamo un comune di 50.000 abitanti e abbiamo una forte tensione sociale, perché abbiamo una realtà familiare con dei quartieri critici, abbiamo anche una discreta immigrazione da gestire e comunque famiglie che provengono da vari paesi, quindi abbiamo anche problemi linguistici, problemi proprio di integrazione. Comunque devo dire che il lavoro è senz'altro appassionante e mi piacerebbe appunto anche con dei colleghi sindaci confrontarci su quali possono essere quelle azioni per migliorare appunto insieme magari a questo gruppo, migliorare quelle che possono essere dei dispositivi di legge che possano aiutare gli uffici, possano aiutare i dirigenti, i responsabili del settore a poter meglio gestire un problema del genere. Noi ad esempio abbiamo anche un'altra realtà abbastanza importante che è una casa famiglia, dove facciamo dei progetti in collaborazione ovviamente con delle associazioni e dei volontari che ospitano spesso dei minori o delle famiglie con minori che hanno avuto grossi problemi. Abbiamo implementato questa casa famiglia con anche degli piccoli appartamentini, 4-5 appartamentini che vengono gestiti da questa casa famiglia. La sede centrale di questa casa ha anche degli spazi comuni dove poter studiare, lavorare, fare dei piccoli lavoretti e integrare, diciamo, quelle che sono le famiglie in difficoltà. E devo dire che quando le associazioni lavorano bene, con passione, con amore, con dedizione, in simbiosi con gli uffici e fanno rete, si ottengono degli ottimi risultati. Do un esempio e poi chiudo il mio intervento. Abbiamo fatto un annetto fa circa una videoconferenza con ragazzi e ragazze ormai che sono laureati, che sono diventati dei manager, che erano minori in carico ai servizi sociali, che sono stati gestiti da questa associazione, da questa casa famiglia, quindi ragazzi con una sensibilità particolare, che hanno subito magari alcuni anche delle forme di violenza, delle forme di abbandono, comunque delle criticità importanti. Era molto emozionante questo incontro, e consiglio di farlo per chi non l'avesse fatto, vedere che ormai sono uomini, sono dottori, sono professionisti, persone che dal nulla si sono fatti una carriera, un nome, persone che dalla loro criticità, dalle loro sofferenze, si sono costruiti una corazza e l'hanno utilizzata per far carriera, per fare successo nel lavoro e nella vita. E noi quando abbiamo fatto questa videoconferenza, che ci saranno stati collegati un 15 o 20 ragazzi, ragazze, più o meno
chi 17, chi 20, chi 25 anni, vi posso garantire che si ricordano molto bene la fase della vita in cui la tutela che il comune, gli assistenti sociali, gli avvocati, i legali, i consulenti si sono adoperati per aiutarli. E poi col tempo magari queste criticità qua che si affrontano di giorno in giorno, col tempo vengono fuori e anche le persone che crescono si ricorderanno di chi li ha aiutati. E niente, volevo soltanto portare questa mia piccola testimonianza e auguro a tutti buon lavoro e saluto e ringrazio la dottoressa Tatiana Amato per l'ottimo lavoro che ha fatto di rete, tra l'altro, tra tutti noi. Grazie. Grazie Sindaco, anche per la passione di quello che ha detto, che si vede per quello che fa. Credo Avvocato Michele Scorta, se non sbaglio male, Michela Scorta, giusto? Sì, esattamente. Perfetto. Dobbiamo stringere un pochettino i tempi che siamo... Ahimè, gli ultimi che arrivano devono correre. Ma comunque voglio essere sintetica. Ringrazio anch'io ovviamente per l'iniziativa, per il tipo di iniziativa e per essere stata invitata. Quando si parla del ruolo dell'ente comunale, dell'ente territoriale, bisogna ragionare su due livelli. Uno è quello delle politiche sociali e della strutturazione e degli investimenti che l'ente fa nelle politiche sociali, che è stato narrato dal sindaco Rocchi che mi ha preceduto. L'altro, quello un po' più specifico, sul quale io vorrei parlare, visto anche la composizione del tavolo di oggi, è il punto di vista dell'ente quando si rapporta all'area della tutela dei minori in modo stretto. Intendendo quindi quest'area in modo molto, molto stretto, molto sintetico. Perché? Perché il ruolo che l'ente comunale svolge all'interno della tutela minori è un ruolo sicuramente di cerniera che vede da una parte gli individui, le famiglie, dall'altra parte vede i servizi di rete e i servizi comunali. È un ruolo, secondo me, ma anche secondo quello che mi sembra sia stato condiviso fino adesso, piuttosto delicato. Quando si dice che l'ente comunale, l'ente territoriale si mette in relazione con i servizi di rete, vuol dire che nel momento in cui arriva la richiesta di indagine, piuttosto che il provvedimento dell'autorità giudiziaria, il comune si attiva per verificare quali sono i servizi di rete interessati. Tra questi, giusto per citarli, sono i consultori, le UOMPIA, il CERT, il NOA, il CPS, eventualmente anche altri comuni. E ovviamente ognuno di questi fa riferimento alla propria organizzazione, alla propria territorialità. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che quell'output che viene visto normalmente come la relazione dei servizi sociali, in realtà è un insieme di vari tasselli di indagine, perché a secondo della vita del minore, della storia della sua famiglia e sua stessa, delle persone rilevanti nella sua vita, vengono attivati servizi diversi e la relazione finale, il progetto finale è l'esito complessivo di queste indagini e verifiche che vengono sintetizzate dai servizi sociali comunali e vengono poi allegate anche in toto nelle loro relazioni. Non è possibile pensare a un progetto su minore Michela, scusa. Microfono, Michela, il microfono. Sì, ho visto, si è spento, non so, mi avete sentito fino a... Pronto, mi sentite? Sì, è stato solo un secondo. Perfetto, allora, quindi non è possibile pensare di identificare un progetto sul minore se non si mettono insieme tutti questi tasselli di analisi e valutazione.
Quindi questo evidenzia come sia necessario mettere e coordinare tutti gli enti che svolgono un ruolo attivo nella verifica di quelle che sono le condizioni del minore. Per questo già dal 2006 è stato organizzato, strutturato un protocollo integrato tra due progetti, Ricucire la rete e Mosaico, che è frutto del lavoro dell'ufficio di piano. E questo protocollo viene aggiornato periodicamente, l'ultima volta è stato 2018. Non solo, ma si sta cercando di, come enti, di utilizzare questa procedura anche per altri settori, quindi non solo il Garbagnatese, che è quello che è di nostra competenza, ma anche ad esempio Rodense e altri ambiti che fanno parte della TS. Perché questo è importante? Perché viene condivisa una procedura e una modalità non solo tra il servizio di tutela del comune, ma anche rappresentato ovviamente nel nostro caso dall'azienda speciale, ma anche dai consultori familiari, nell'UOMPIA, i CPS e l'ATS. Per cui il coordinamento con i servizi di rete è un momento nevralgico della tutela dei diritti dei minori, perché questo permette di accelerare o rallentare tutto il procedimento. È vero poi che ogni ente, che è un lavoro un po' in itinere, nel senso che il protocollo esiste e poi ovviamente ogni caso va un po' a sé, perché i tempi che vengono definiti anche dal protocollo sono dei tempi che in una via ideale partono dalla data in relazione alla data del provvedimento dell'autorità giudiziaria. In via più prosaica, da quando arriva il procedimento o addirittura da quando c'è la prima riunione d'equipe, perché in base a questa riunione d'equipe viene poi definito il periodo concreto di indagine. Non sempre, è stato detto, è possibile prendere in carico in termini di tempestività assoluta le richieste di indagine, questo è vero, non ci nascondiamo dietro un dito, ma ognuno di questi enti poi ha una sua lista, una sua anche programmazione. Come nostro comune, l'ufficio tende a dare la priorità a rispettare le priorità che vengono date dai giudici, e quindi se ci sono delle scadenze, se ci sono dei termini entro il quale dare la propria relazione, cercano di tenerlo presente e di rispettarlo. Laddove non fossero arrivate entro quel termine le relazioni di altri sistemi e altri servizi di rete, è successo che anche su richiesta dell'autorità giudiziaria venissero anticipate le conclusioni del servizio sociale, poi integrato in un secondo momento, laddove ovviamente c'è una richiesta, una utilità della consegna di una relazione almeno fatta da un assistente sociale o psicologo, che è quello che lavora per i servizi sociali. Ovviamente nel momento in cui poi si verifica un'urgenza, perché ad esempio è successo settimana scorsa, arrivano quattro richieste contemporanee, di cui uno un ricovero mamma bambino da effettuare in tempi brevissimi, cioè nelle 48 ore, è chiaro che parte della struttura viene focalizzata su quel problema e parte la ricerca della struttura idonea, della struttura libera, quindi non solo idonea, ma che deve essere anche libera, dell'accompagnamento fisico, dell'affiancamento una volta che è stato portato nella comunità. E questo anche perché, è stato già detto, le risorse, ahimè, non abbondano, ecco, diciamo così. In più, gli enti hanno anche delle limitazioni di assunzioni che dipendono dai bilanci. Nel nostro comune il servizio è interno e quindi ci sono delle vere e proprie assunzioni. Per quanto riguarda il rapporto e corro veloce con il tribunale, dal punto di vista dell'ente ogni tanto ci sono delle problematiche, perché ci sono ancora delle cancellerie
che non accettano il deposito della documentazione da far pervenire al giudice tutelare dei minori se non con la consegna materiale e fisica, il che vuol dire che l'assistente sociale si reca alla cancelleria, se arriva, prende il numerino e quando arriva l'orario di chiusura la cancelleria chiude e l'assistente sociale a volte può tornare indietro. Questa è una prassi che alcuni avvocati conosceranno sicuramente. Non hanno alcune cancellerie né recapiti telefonici né mail dedicate e sicuramente questo crea una difficoltà. Sarebbe un miglioramento l'attivazione di indirizzi mail o anche delle PEC, ancora meglio, dedicate e gestite dalle cancellerie, come già avviene per il Tribunale dei Minorenni di Milano. Il profilo della tempestività si riscontra come problematica anche nella richiesta di nomina o da parte dell'ente nei confronti dei tribunali, piuttosto che dal ricevimento del provvedimento finale del giudice, che arriva magari dopo tanto tempo dell'indagine, quando cioè l'indagine non è detto che sia ancora del tutto aderente alla prima verifica, alla situazione attuale di quando arriva il provvedimento. Molti ostacoli sono stati superati, come è stato già detto, da altri relatori, dalla buona volontà di tutti i soggetti coinvolti, che vuol dire dal giudice che hanno dato le proprie mail personali o comunque istituzionali e il numero di telefono, dagli assistenti sociali, dai servizi, dagli avvocati che in alcuni casi richiesti dal giudice anticipano il provvedimento al servizio. È successo che alcune volte il servizio non partecipasse all'udienza perché la notifica fosse avvenuta dopo la tenuta dell'udienza. Quindi ci sono anche queste problematiche che però ci possono venire incontro, ci possono essere superate, come diceva dal dottor Cascone, anche da un investimento un po' maggiore nell'informatica, perché abbiamo visto e ci ha insegnato questa pandemia che gli strumenti informatici, se utilizzati correttamente, possono essere davvero molto importanti. Chiudo con due notazioni, avrei altro da dire, ma il tempo scorre. Per quanto riguarda l'affido sanitario, cioè l'affido sanitario dei minori che hanno delle difficoltà, dei disturbi di personalità importanti, questi hanno bisogno, questi ragazzi, questi bambini, hanno bisogno di essere presi in carico di una presa in carico terapeutico, cioè di un servizio che li segua in modo molto molto vicino. Molto spesso le lunghe liste d'attesa o la mancanza di posti letti in tempi brevi sono fattore di forte criticità e talvolta di incomprensione tra operatori. Questo lo sto leggendo. Ecco, in questo caso sarebbe opportuno, auspicabile, che il provvedimento dell'autorità giudiziaria potessero coinvolgere anche il settore sanitario nell'assunzione di responsabilità in merito a questi bambini, a questi ragazzi, perché chiaramente il servizio del comune non ha la competenza sanitaria per prendere determinate decisioni. Molto utile, e cambio argomento, gli incontri che vengono fatti annualmente, sono 4 all'anno, tra... Bisogna chiudere. Giudice, e finisco, giudice ordinario, un giudice onorario del Tribunale dei Minorenni che si confronta con i servizi su casi pratici. Ecco, questa è una pratica che potrebbe essere ampliata e incrementata, e coinvolgendo anche le scuole, perché le scuole sono coinvolte, scusate il gioco di parole, anche nella gestione dell'affido all'ente con collocamento dei genitori presso la famiglia. Chiudo qui per motivi di tempo, ma resto disponibile per eventuali domande. Va bene, grazie. Tatiana, io adesso purtroppo ho, appunto, siccome ci sono delle emergenze proprio qua in Corte d'Appello, quindi devo andare un attimo, devo assentarmi, però okay. Non preoccupare. Avanti, te naturalmente condurrai benissimo. Mi spiace non sentire l'avvocato Raschella, però... Lo ascolterò dopo, di sicuro, e anche l'altro relatore che manca. Vabbè, grazie, vabbè. Saluto tutti, mi spiace ma devo proprio
andare nel palazzo qui accanto. Buona proseguizione. Grazie. Ciao Carmelo. Allora, adesso è il turno del dottor Alberto Di Monaco, è un educatore pedagogista e parlerà della ricomposizione di trame esistenziali con un approccio pedagogico, parlerà di trame, appunto, letture tratte da esperienze di genitori che hanno appunto vissuto determinate esperienze conflittuali in ambito giudiziario. Buonasera a tutti, io sono Alberto Di Monaco, sono educatore e pedagogista e lavoro principalmente sulle ricomposizioni di trame esistenziali. L'uomo non è fatto per la sconfitta. Un uomo può essere distrutto, ma non sconfitto. Hemingway. Dal libro Dall'altra parte del giudizio. La testimonianza di una madre. I nomi dei personaggi qui presenti sono puramente frutto della fantasia. Era una fredda giornata invernale. Il rumore delle onde scandiva la malinconia di quel pomeriggio piovoso. Mentre sorseggiavo il caffè al solito bar dopo il lavoro, mi trovai di fronte a due occhioni grandi e neri, ma diversi da quelli conosciuti tempo addietro. Lucidi. Come se fossero stati in precedenza bagnati dal pianto. Era proprio lei, Francesca, l'irrefrenabile compagna di classe, la più ribelle, sensibile, come nessun'altra, e da sempre impegnata nelle battaglie sociali per il riconoscimento dei diritti delle fasce più deboli. L'avevo rivista qualche anno prima, aiutandola da giornalista in una ricerca sociale sul territorio per la sua tesi di laurea in pedagogia sulla marginalità e devianza. Adesso forse era accanto a una legale, perché parlava di decreti vari e aveva in mano un faldone di carte alto quasi quanto lei. Già, si trattava proprio di un avvocato che congedandosi disse: «Salutami il papà e ora stai tranquilla, è finita». Aspettavo il momento giusto per intercettare il suo sguardo, anche se nutrivo un po' di timore a chiedere cosa fosse successo. Finalmente i nostri sguardi si incrociarono. Lei sorrise e mi tese la mano. Capii che dovevo solo sedermi ed ascoltare. Stava aprendo una breccia nel cuore, dandomi l'opportunità di conoscere il suo profondo dolore. Tu sei un giornalista. La gente deve sapere. Ciò che è successo a me non deve succedere a nessun altro, non deve ripetersi. Trova le parole più adatte per raccontare. Aiutami ad aiutare. Da dove iniziamo, Francesca? Dal momento in cui ho smesso di essere mamma. Smesso in senso lato, quando la mia genitorialità è stata colpita e ho avuto paura di essere madre per timore di perdere mio figlio. Mi hanno attaccata e ho dovuto difendere il mio ruolo materno dal mio ex compagno e da una serie di errori giudiziari che hanno contribuito allo sfacelo del mio nucleo familiare. Questo è l'incipit di una storia di vita. Educazione e pedagogia. Relazione educativa. La relazione educativa è sempre una relazione basata sulla cura, destinata e declinata in diverse dimensioni, destinata a un orientamento verso il futuro, a una predisposizione, una visione verso il futuro. In quanto educatori e pedagogisti, soprattutto in ambito di disagio, di minori, famiglie e territorio, lavoriamo sulle trame, sulle storie di vita, sulla creazione di orizzonti nuovi di senso per la ricomposizione di nuove trame, spesso partendo dalle cicatrici. In questo caso Ivo Lizzola ci viene in aiuto quando parla di fratture esistenziali. Lizzola dice: è essenziale entrare in contatto con esiti di fratture esistenziali e relazionali, con la fatica di far fronte al limite e di ridisegnare storie personali con situazioni di debolezza irriducibili, con condizioni e passaggi dentro la fragilità. Ecco, si tratta proprio di riconoscere gli errori, ripartire da essi e dalle risorse personali e relazionali. L'educatore, il pedagogista, accompagna la persona nel riattivare, nel ristabilire relazioni, aiuta il soggetto, l'individuo, a recuperare, assumere senso di responsabilità per cercare linguaggi diversi da quelli dell'offesa, dalla punizione, della sofferenza. I relatori precedenti hanno già parlato tantissimo di assistenza sociale, di lavoro d'equipe. Io cercherò di essere brevissimo,
brevissimo perché voglio proprio porre l'attenzione sulla ricomposizione delle fratture, sulla costruzione di nuove trame, sulla possibilità dell'apertura verso orizzonti di senso, ma non solo in termini teorici, soprattutto in termini pratici e operativi, perché è questo che serve, la praticità, l'operatività, il fatto di lavorare con le persone, l'ascolto, la cura, la necessità di porsi in relazione con l'altro. Si parlava di educativa domiciliare, di territorialità. L'educatore lavora non solo con la persona, col soggetto, con l'individuo, col minore, ma con la famiglia e con il territorio, con la comunità. Crea una rete relazionale e non lavora da solo. Lavora in equip, in staff, spesso con professioni limitrofe o anche distanti dalla propria, in una visione d'insieme. Il dottor Petrillo parlava di sistema, di relazione, di attività sistemica, è questo quello che serve. Un intervento sistemico, un aiuto, un appoggio. Il fatto di aiutare le famiglie a ripartire superando, lo dicevo all'inizio, quella cicatrice, a entrare nelle cicatrici e a farsi forza per ripartire, per creare appunto nuove trame, nuove storie. Perché le comunità territoriali insieme possono contribuire davvero al bene comune. E questo è un obiettivo importantissimo. L'educatore non lavora soltanto in ambito civile, con le famiglie, con le persone, con le comunità, ma anche in ambito penale. E anche in questo caso è importantissimo che l'equipe professionale, costituita da uno staff psico-socio-pedagogico, aiuti la persona, il soggetto, a superare quelle fasi di difficoltà, quelle situazioni, quei contesti di disagio, dà la possibilità di ricostruire una storia personale e, perché no, anche familiare, aprendo orizzonte di senso esistenziale, a qualsiasi età, anche se noi oggi stiamo parlando di minori, famiglie e, aggiungo, territorio e comunità. Il servizio sociale svolge un ruolo fondamentale, essenziale all'interno delle misure alternative. In primis, attività di sostegno, accompagnamento, monitoraggio, controllo e supporto del soggetto, che questo è importantissimo, così come sono determinanti le attività socialmente utili, che vanno a costruire una forma di risarcimento, anche se indiretto, da parte dell'autore del reato, in questo caso verso la comunità. E come si diceva precedentemente, è importantissimo seguire un progetto individualizzato. In questo progetto educativo individualizzato, secondo le predisposizioni del giudice, la persona prende consapevolezza e ricostruisce appunto questa trama attraverso nuove trame, attraverso spesso l'ascolto, attraverso la riscrittura e attraverso poi un piano d'azione concreto. Ecco perché la persona è accompagnata a prendere coscienza della propria situazione. Ma niente è perduto, l'ho detto all'inizio, l'uomo non è fatto per la sconfitta. Un uomo può essere distrutto ma non sconfitto, ha sempre una seconda possibilità, magari adottando anche strade che non si aspettava precedentemente. E poi c'è il monitoraggio costante, l'accompagnare. Il gesto di cura di cui parlavo all'inizio è un gesto d'accompagnamento. E questo è un motore per l'essere umano, indipendentemente dal servizio, indipendentemente dal territorio, indipendentemente dall'età. La relazione minori, famiglie e territorio è una relazione, naturalmente, un'interazione anche da riscoprire. Si parlava della mancanza spesso dei fondi, mancanza di progettualità. A me piace pensare anche in termini di prevenzione. Quindi se noi riusciamo a prevenire, riusciamo a fare reti, riusciamo, come si diceva già nel lontano 1986, a creare delle città sane, Carta di Ottawa, prevenzione primaria sulle reti relazionali, è questo quello che ci serve, soprattutto in un momento storico come questo, la cura. Grazie. Ho iniziato con una storia di vita al femminile, mi piace concludere velocissimamente con uno sguardo al maschile. La storia di un padre. Sì. Se ho tempo, un minuto. Un minuto proprio, perché abbiamo un po' di tempo. Di essere proprio velocissimo, velocissimissimo, perché sarebbe tantissimo da dire. Penso a quei padri che, a differenza mia, non hanno la possibilità di difendere il loro diritto di essere genitori.
Il percorso affrontato è stato lungo, infinitamente lungo e costoso. Costoso sotto ogni profilo, economicamente, emotivamente e intellettualmente. Mi auguro che un giorno le leggi dello Stato si impegnino per garantire che simili percorsi siano appannaggio di tutti, non solo di quanti possono permetterselo, e più rapidi, molto, molto più rapidi. Il tempo rappresenta l'unica risorsa di cui, anche impegnandoci, non possiamo disporre all'infinito. Nulla è più prezioso del tempo dedicato alle persone che amiamo. Come scrisse Seneca, omnia aliena sunt, tempus tantum nostrum est. Nessuna cosa ci appartiene, solo il tempo è nostro. Grazie a tutti per il vostro tempo e per il nostro tempo. Grazie Alberto, scusate, ci abbiamo un pochino sforato, erano però talmente interessanti gli interventi che anche noi ci siamo lasciati prendere. Magari no, ho prima avuto un confronto con l'avvocato Raschellà, possiamo pensare di proporre magari in seguito un momento di confronto rispetto a questo webinar che ha avuto dei temi molto importanti. Adesso appunto la parola passa all'avvocato Raschellà, a cui poi delego appunto il fatto di poter fare le conclusioni con il dottor Poidomani. L'avvocato Raschellà è specializzato in diritto penale, parlerà del lavoro multidisciplinare nel progetto di messa alla prova. Dato che abbiamo fatto qualche citazione, buonasera a tutti, qualche citazione latina, io invoco a mia discolpa il brocardo che diceva dulcis in fundo, speriamo che sia così perché fondamentalmente mi è riservata veramente una parte residuale, il webinar è stato molto interessante e ringrazio tutte le figure professionali che hanno raccolto il nostro invito. Io ho a questo punto appuntato vari termini, quello della professionalità, quello della rete, quello della specializzazione e quello della valutazione. Parto da questi termini che sono stati utilizzati dai vari relatori per poter dire proprio che il legislatore dell'88 nel scrivere un apposito processo penale per i minorenni, per gli imputati minorenni, ha voluto fortemente questo tipo di specializzazione. Infatti noi assistiamo all'interno del processo penale a la necessaria specializzazione e competenza. Da qui la presenza, come abbiamo visto anche con l'intervento del dottor Stefano Scatena, di giudici laici, non togati, che hanno competenze in materia in discipline psicosociali e antropologiche, che vanno ad aiutare la figura invece del giudice togato. Queste professionalità tra l'altro si estendono anche ad altri soggetti, quali la polizia giudiziaria, gli stessi pubblici ministeri, gli stessi assistenti sociali e finanche caratterizzano l'operatività e l'attività di noi avvocati. E ovviamente questa interdisciplinarità e professionalità trova una sua reductio ad unum in un istituto che è quello particolarmente voluto dal legislatore dell'88, che è quello proprio della che rappresenta un po' il fulcro di tutta la riforma processuale, quello della messa alla prova. In questo istituto noi troviamo tutte quelle figure professionali rappresentate dagli servizi sociali dell'amministrazione della giustizia, nonché i servizi sociali appartenenti a vari enti locali che hanno il primo approccio col minore imputato in un procedimento penale e che effettuano quella valutazione preliminare che servirà poi al giudice per valutare l'ammissibilità e la fattibilità di un percorso di sospensione del processo e di messa alla prova. E a questo punto, ancora per essere maggiormente sintetico, vorrei condividere con tutti i relatori quelli che sono gli aspetti positivi di questo istituto introdotto dal legislatore dell'88 e quali sono il numero degli aspetti positivi. Che l'applicazione di questo istituto prescinde dal titolo del reato, può essere applicato per reati anche molto gravi, quali l'omicidio, la rapina, prescinde non ha preclusioni soggettive in quanto eventuali precedenti condanne non escludono la possibilità di fruire di questo istituto e la gravità del reato ha un'incidenza soltanto sulla durata della messa alla prova.
colpa che può andare a secondo della pena da applicarsi da 1 fino ad arrivare al massimo a 3 anni. Gli aspetti negativi sono quelli che purtroppo, questi sono gli aspetti che noi operatori riscontriamo nelle varie udienze innanzi ai tribunali minorenni, e che solitamente, per prassi consolidata, la fattibilità di questo istituto passa da una resipiscenza del minore che viene estesa fino al voler far fare proprio una dichiarazione confessoria da parte del minore innanzi al giudice, cioè è un requisito tacito, non scritto, che però molti magistrati, ma gli stessi assistenti sociali richiedono quale presupposto e condizione per l'ammissione a questo tipo di beneficio. Altra criticità che nella vita quotidiana, giuridicamente parlando, si affronta quando si cerca di porre in essere questo tipo di istituto è quello che è la valutazione, l'applicazione della messa alla prova avviene in un momento temporale molto distante dalla commissione del reato, quindi il minore cresce in una situazione di marginalità, addirittura il processo arriva quando il minore ha già compiuto la maggiore età, e quindi la sottoposizione a questo istituto e il raggiungimento dello scopo, quello di un suo reinserimento sociale, di una condivisione di valori moralmente riconosciuti e socialmente riconosciuti dalla collettività, potrebbe non essere proprio raggiunto. E quindi la critica mossa è è qualcosa che sia auspicabile con una riforma e quindi una proposta legislativa, è quella di anticipare la possibilità di applicazione di questo istituto durante la fase delle indagini penali, cosa che è consentita per gli imputati maggiorenni, e quindi non si capisce perché non dovrebbe essere attuata anche nei confronti del ragazzo in età evolutiva, questo anche in ossequio al principio di minima offensività che caratterizza il processo penale minorile. Detto ciò, io ritengo che nell'ambito di questo provvedimento emesso appunto dall'autorità giudiziaria, noi troviamo l'attività interdisciplinare degli assistenti sociali, degli educatori, del coinvolgimento delle famiglie, e questo costituisce veramente il valore aggiunto perché questo istituto possa raggiungere lo scopo che ci si prefissa, quello appunto di evitare un contatto prolungato, un'esposizione prolungata del minore nel circuito penale, e soprattutto la possibilità di un suo reinserimento. Ovviamente condivido con tutti i relatori le criticità del sistema giudiziario in generale, cioè quella della insufficienza delle risorse umane ed economico rispetto agli obiettivi che anche il legislatore si era prefissato con la disciplina dell'88, e la lunghezza soprattutto dei procedimenti che, come dicevo poc'anzi, rischia di frustare le esigenze per le quali l'istituto è stato previsto. Un'ultima citazione, Tatiana, e poi chiudo, è quella riguardante la giustizia riparativa. Io ritengo che sia utile sottolineare, portare avanti, forse sarà meglio esplicitato in un altro webinar, o eventualmente organizzeremo un webinar ad hoc, anche la possibilità di una riconciliazione tra l'autore del reato e la vittima. Questo per rivalutare un po' anche all'interno del processo penale la figura della vittima, della persona offesa dal reato, che come sappiamo ha nell'ambito del processo penale una compressione dei propri diritti. Voi sapete che non può ricorrere e costituirsi a parte civile per la restituzione per il risarcimento del danno, e quindi questo consentirebbe una possibilità di
una migliore definizione del procedimento penale stesso, che anche qualora sia attivato per reati procedibili d'ufficio, potrebbe questa riconciliazione e questa mediazione far sì che fin dalla fase dell'indagine il pubblico ministero possa valutare questa riconciliazione come presupposto per l'emissione di provvedimenti quali la particolare tenuità del fatto per giungere a un proscioglimento del minore. Non vedo più nessuno. Pronto? Sì. Pronto? Sì, no, ti vediamo e ti sentiamo, Tommaso. Ok, no, non vedevo più nessuno e quindi mi ero un po' preoccupato, però voglio dire, era questo quello che volevo dire. Concludendo, mi sembra che sia stato molto interessante, diciamo, questo webinar. Lo scopo che avevamo in mente mi sembra che sia stato raggiunto, quello di, come dire, mettere a fattor comune le varie professionalità che intervengono per la tutela del minore e della famiglia. Siamo stati, come dire, trasversali, facendo intervenire assistenti sociali, educatori, parti politiche, chi ha responsabilità anche nell'ambito appunto di enti comunali, e per capire e comprendere meglio quali sono le difficoltà operative e quali sono le eventuali proposte da portare avanti. Volevo soltanto anche aggiungere un'ultima cosa, che come centro studi servizi per centro studi radici sociali, quindi associazioni di cui mi pregio far parte, stiamo mettendo anche in atto un progetto in relazione invece a una messa alla prova per adulti, e soprattutto abbiamo raccolto le difficoltà operative da parte degli utenti, quindi degli avvocati e dei propri assistiti, nel ritrovare associazioni o enti che siano disponibili a svolgere delle messe alla prova. Ecco, stiamo per proporre all'Ordine degli Avvocati di Milano una convenzione in cui, diciamo, questa nostra associazione si fa da intermediario nel reperimento di enti o di società o che si rendano disponibili all'effettuazione di questo tipo dello svolgimento della messa alla prova. Io vi ringrazio, non so se vuoi aggiungere altro, Tatiana, e credo che debba concludere con me anche l'amico Salvatore Poidomani. Sì, io prenderò 120 secondi, forse anche meno, perché ovviamente, caro Tommaso, tu insomma, hai fatto, a parte il tuo punto di vista, ci hai proposto non solo il punto di vista, ma hai anche egregiamente, insomma, ripreso un po' tutti i temi. Per cui, più che proporvi delle conclusioni, insomma, anche vista l'ora, io volevo solo ribadire l'importanza di quella che penso che sia la parola chiave per una prospettiva di sviluppo e di rafforzamento, soprattutto in senso qualitativo, dei servizi e degli interventi rivolti alla tutela e alla promozione dei diritti dei minorenni. Poi potremmo riprendere risorse, però io penso che la parola chiave sia quella dell'integrazione. Integrazione. Chi viene dietro di me, che stai facendo? Tra le professioni, tra i servizi e tra le istituzioni. Ecco, integrazione significa lavoro di equipa a livello multidisciplinare, ma che per risultare efficace non deve tanto rispondere ad un'esigenza di pura formalità, ma deve essere in grado di realizzare percorsi operativi comuni, di saper trattare congiuntamente le diverse conseguenze del disagio, non solo sul piano sociale, ma anche su quello educativo, sanitario e legale. Quindi concludo dicendo che però per l'integrazione è importante favorire le occasioni, e qui è emerso più volte, è emerso durante questo pomeriggio, la formazione congiunta, occasioni di formazione congiunta e di scambio in una dimensione di relazione multidisciplinare, una formazione da un lato che deve essere orientata alla specializzazione e all'alta professionalità, ma dall'altro deve guardare al complesso di competenze trasversali alle diverse professioni che si occupano di prevenzione e protezione dei soggetti in età evolutiva. Ecco, io penso, e concludo veramente, che in momenti come quelli di oggi pomeriggio, in cui si mettono insieme punti di vista, storie, esperienze diverse, possa, ecco, rappresentare un'opportunità di confronto, di approfondimento, ma possono essere anche utili per rafforzare quei processi di cambiamento che più volte abbiamo auspicato nei nostri interventi. Penso di essere stato
nei 120 secondi. Capirissimo. Grazie ancora a tutti. Grazie a tutti e grazie ai relatori, grazie per l'attenzione. Cercheremo, come abbiamo detto, magari di fare un secondo momento di confronto. Grazie ancora a tutti. Okay. Ciao a tutti, grazie. Buona serata, grazie ancora. Grazie, buona serata a tutti. Grazie. Buonasera, buonasera. Grazie, buona serata a tutti. Grazie, arrivederci.